nazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Sono tante le iniziative che il nostro, come dire, che la nostra città, che il nostro territorio promuove, propone ai nostri concittadini e alle nostre concittadine. E sono tante anche le iniziative e le azioni che l'amministrazione comunale sta mettendo in campo per non solo tra l'altro in corrispondenza del 25 novembre, ma durante un po' tutto il corso dell'anno, per provare proprio a dare qualche risposta concreta a questo fenomeno sociale che si conferma ogni giorno di più di drammatica attualità. Ecco, ultimamente, questo mi fanno notare alcuni, se ne parla molto, secondo qualcuno se ne parla troppo. In realtà appunto io dico che finalmente se ne parla, perché di fatto sappiamo che il problema non nasce oggi, ma finalmente, lo dico anche da giornalista, insomma gli organi di informazione se ne sono accorti e in qualche modo questo fenomeno, questo problema sta emergendo un po' in tutta la sua gravità. Ecco, noi siamo persuase, insomma, io l'ho detto varie volte, lo ripeto qui questa sera, che questo è un problema, un fenomeno prima di tutto di tipo e di natura culturale, e quindi è su questo fronte che in qualche modo siamo chiamati ad agire, cioè non soltanto su questo, ma anche principalmente su questo. Ed è per questo motivo che appunto stiamo cercando, anche di concerto con tante associazioni che si occupano di questo, di promuovere iniziative e progetti, percorsi proprio di formazione rivolti in modo particolare ai più giovani e agli educatori e agli insegnanti. Giovedì e venerdì abbiamo avuto ospiti della sala cinema della scuola allievi agenti di polizia, 554 ragazze e ragazzi dei nostri istituti superiori, ai quali abbiamo proposto lo spettacolo Luna di Mele, realizzato da L'Una e l'Altra Teatro, da Adriana Giacchetti e Francesca Varsori, che poi è stato seguito, e questo è anche importante, da un approfondimento curato da tre psicologhe che insomma credo conosciate bene, insomma che in città conosciamo bene, che sono Laura Pomicino, Lucia Beltramini e Daniela Paci, che hanno poi con i ragazzi e le ragazze insomma portato avanti un dibattito, un confronto che naturalmente sì, non può esaurirsi in quella mattinata, ma dovrà poi trovare il modo di continuare, ecco. E quindi questo perché crediamo che all'origine poi di tanta inaudita violenza ci sia poi tutta una cultura che si nutre di luoghi comuni, di stereotipi, ed è anche poi una cultura alla cui base c'è comunque un'immagine particolare di un certo tipo della donna, è un uso offensivo del corpo delle donne, uso offensivo che è stato molto bene denunciato da questo documentario che vedremo, realizzato da Lorella Zanardo, che ringrazio per essere appunto venuta a Trieste, mi pare che sia la prima volta, ecco, quindi siamo anche contenti di questo battesimo, ma anche da Lorella Zanardo, Cesare Cantù, che è anche presente, cioè so che c'è, ma è lassù, ecco, dopo, e Marco Malfi Kindemi. Questo documentario è stato visto da 7 milioni di persone online, e quindi insomma questo è un numero insomma significativo, e quindi davvero insomma il ringraziamento intanto per aver come dire denunciato, no, questo uso offensivo del corpo delle donne. Noi abbiamo avuto modo di approfondire questo aspetto anche grazie al lavoro di un'associazione, che è l'associazione Fotografare Donna, che tra l'altro credo vedo la presidente, sì, Marisa Wilcigrai, che appunto ha realizzato delle immagini, ma insomma adesso insomma penso che lo sappiamo, ma mi fa piacere ricordarlo, no? Appunto la rappresentazione della donna, che con un termine che può sembrare antipatico ma che forse ci fa immediatamente capire, della donna comune, no? Cioè non di quella, perché c'è da chiedersi se poi le donne di ogni giorno siano veramente, e noi penso che possiamo già rispondere di no, come le rappresenta la pubblicità,
come le rappresenta la televisione, di questo parleremo soprattutto questa sera, e anche proprio la pubblicità stradale, no? Su cui, che è l'unica pubblicità, ci ricordavano giustamente ci ricordava giustamente l'Associazione Fotografare Donna, alla quale non ci si può sottrarre, perché in qualche modo la TV si può scegliere di non guardarla, i giornali si può scegliere, ma non è meglio di no, adesso lo dico perché c'è qua il collega Carlo Muscatel in rappresentanza della sua stampa, e poi citerò anche altri colleghi che sono qui, perché questo incontro che oggi promuoviamo si inserisce all'interno di un progetto in cui personalmente, insomma, anche per la mia professione, ma insomma credo molto, che è un progetto che abbiamo intitolato Violenza contro le donne e media, che appunto è fatto in collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'ordine dei giornalisti qui rappresentato da Breda Pajor, che saluto e ringrazio, e la Sostampa, c'è appunto il collega Carlo Muscatello, e l'università, sia il Dipartimento di Studi Umanistici che appunto la, diciamo, ex facoltà di psicologia, non so se ci sono perché non vedo con la luce Patrizia Romito, con cui poi facciamo tutta una serie di altre collaborazioni e progetti anche su altre cose, e anche Marina Sbisà, che dovrebbe raggiungerci forse con un leggero ritardo, ma crediamo molto, perché siamo convinti che, diciamo, la potenza dei media nell'influenzare la mentalità, l'opinione e quindi anche veicolare un'immagine della donna sia tale per cui bisogna in qualche modo agire su quel fronte, nella consapevolezza che spesso il modo in cui vengono veicolate queste notizie che riguardano la violenza sulle donne è un modo non corretto, e non sempre frutto di cattiva volontà, ma a volte anche e soprattutto di mancanza di formazione. Spesso appunto i colleghi si trovano, magari gli ultimi arrivati, quelli che fanno la cronaca, a essere, come dire, in qualche modo sbattuti lì, a volte anche per 8 euro al pezzo, a dover dare una notizia di questo tipo senza avere gli strumenti per farlo, provocando poi tutta una serie di danni di tipo culturale che abbiamo ben presente, e facendo in modo che poi alla fine venga fuori che in realtà è stato un raptus, no? Addirittura a volte un eccesso di gelosia o d'amore o cose di questo tipo, no? E senza contare che poi si tende molto a puntare l'attenzione sulla vittima e non su colui che agisce, no? La violenza in questo caso. Ma perdonatemi la parentesi, ma ci tenevo a dire che appunto questo è un incontro che si inserisce all'interno di questo progetto realizzato con questi partner, e che prevede anche appunto poi una formazione sia per coloro che si preparano a diventare operatori dell'informazione, e quest'anno è partito proprio presso nell'offerta didattica rivolta agli studenti che scelgono il servizio sociale un insegnamento proprio sulla violenza di genere di 30 ore complessive, 6 crediti formativi con esame finale, cioè un esame a tutti gli effetti, un corso di studio a tutti gli effetti. Che però può essere fruito anche da tutti gli altri studenti dell'università e anche da uditori. E poi anche sulla formazione di chi già esercita la professione, che è la cosa sempre più difficile, perché naturalmente quando poi si lavora si fa fatica a fermarsi e a trovare il tempo per formarsi, e noi speriamo di poter avere il nostro ospite, ce l'ha promesso, quindi insomma torneremo alla carica per farlo venire nei primi mesi del prossimo anno, Riccardo Iacona, che insomma credo conosciate, e ha scritto un libro molto forte e molto interessante sul tema. Adesso ho parlato sin troppo, ma questo vi dà l'idea di quanto veramente l'amministrazione senta forte questo tema e l'esigenza proprio di offrire opportunità per la formazione, e quindi davvero rinnovo il ringraziamento a Lorella Zanardo insomma per aver accettato il nostro invito, e quindi le passo volentieri la parola. Grazie. Grazie. Sì. Io mi alzo. Sì. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Io mi metto lì sperando che voi mi vediate, perché così. Allora, scusa, ti do un po'. Grazie di avermi invitata, con me c'è Cesare Cantù, che è stato il coautore del documentario Il corpo delle donne, che segue tutti i progetti che stiamo portando avanti nelle scuole.
In Friuli siamo venuti forse all'inizio del percorso a un festival a Udine e poi non siamo più riusciti a venire, quindi siamo particolarmente contenti di essere qui. E domani saremo a Pordenone, quindi insomma una piccola mini tournée. Dunque, il corpo delle donne. Questo percorso ormai è iniziato più di 4 anni fa, con un documentario che non cessa di stupire tutti, credo, e noi per primi, perché eravamo a 5 milioni di persone che l'hanno visto qualche mese fa, siamo a 7, e la cosa non cenna a fermarsi in Italia e all'estero, e ci chiediamo come mai non abbiamo investito mai neanche un euro in un ufficio stampa, in niente, in comunicazione. È un passaparola continuo, l'abbiamo tradotto in, non ricordo mai se in 6-7 lingue. Quest'estate, con grandissima nostra sorpresa, siamo stati invitati a fare un tour delle università australiane perché il documentario era diventato noto anche lì, e noi ci siamo chiesti come mai. È la magia di internet. Ma questo sta anche a dire un'altra cosa, che il tema, che è così purtroppo attuale e sentito da noi, non è che in altri paesi non sia sentito. Quello che io dico è sentito, ed il problema esiste ovunque nel mondo, anche se in certi paesi è in maniera inferiore, no? Quindi potremmo dire che in Italia il problema di come le donne sono rappresentate dai media, le giovani donne in particolare, è particolarmente sentito e particolarmente un problema, no? Da altre parti, abbiamo visto in Australia, è un problema, ma certamente non così forte come in Italia. Noi, quando dico noi, intendo oltre a me, Cesare Cantù e un gruppo di collaboratori e collaboratrici e volontari che ci segue, lavoriamo molto con i video. Da subito abbiamo pensato che era la cosa migliore, perché dato che facciamo una critica alle immagini, la cosa migliore era usare molte immagini. Allora, chiedevo prima a dottoressa Martini, cosa facciamo? Nel senso, iniziamo oggi dal corpo delle donne, ma però io chiedo sempre, dato che sono passati 4 anni, quanti tra il pubblico hanno già visto il documentario, perché capita che ci siano dei pubblici dove il 20% l'ha visto, altri 10, altri 100, altri nessuno, accade ancora, quindi partiamo da lì, no? Allora, quanti hanno già visto il documentario? Quindi tanti, alcuni no, però 50% sì. Ecco, io quindi per questo, no, chiedo sempre, perché io ho molto altro materiale, quindi da una parte sono disposta a fare entrambe le cose, no? Iniziamo dal corpo delle donne con una discussione su questo e vediamo poi nel frattempo cosa è successo, oppure no? Cosa dite? Già visto, andiamo avanti, però c'è chi non l'ha visto che mi guarda e dice: io sono venuto per questo, no? Come chi non l'ha visto, scusate, perché non mi era chiarissimo, eh? Vabbè, però non proprio pochissimi. Allora, chiedo una gentilezza, dato che più il tempo che perdiamo, magari vi faccio perdere io con le mie chiacchiere, dura 20 minuti. Allora, lo vediamo, perché vedo che poi non vorrei scontentare, però vi garantisco che già vederlo in plenaria con chi l'ha fatto è diverso. Lo dico per esperienza, perché andiamo in situazioni dove mi dicono: io l'ho già visto 4 volte perché l'ho fatto vedere ai miei allievi, lo so a memoria, ma in una plenaria con gli autori e autrici, insomma, è un po' diverso. Dopodiché, dopo questi 20 minuti, abbiamo altre cose da farvi vedere, più recenti, anche su come cosa facciamo con i ragazzi e le ragazze, con i video della televisione, destrutturando, che secondo me è una delle cose più interessanti. Quindi 20 minuti passano veloci per chi l'ha già visto, e per chi non l'ha visto è... lo fai andare tu? Io non sono documentarista. Cesare Cantù lavora in televisione, fa regista e documentari, io no. Per me fare documentari e fare video è un modo di agire la cittadinanza attiva. Lo dico perché nelle scuole è questo che portiamo. Quindi una delle cose che stimolo a tenere presente è che tutta questa grande avventura del corpo delle donne, che ha creato un bel dibattito a livello nazionale e non solo, è nata dalla capacità e dal voglia di farsi stupire e di iniziare un percorso. Io ho vissuto tanti anni all'estero e ogni volta che tornavo in Italia facevo un gesto semplicissimo che fanno in tanti.
accendevo la televisione e quando la accendevo, e su questo io vorrei che tutti riflettessimo, vedevo cose che mi stupivano. E quindi io vi vorrei proprio far riflettere, forse questa è la cosa più importante che ho da dirvi oggi e che dico nelle scuole, che quando qualcosa ci stupisce, pensiamo che non vada bene, perdonate che molti di voi saranno certamente già attivisti, ma nelle scuole è importante per ricordarlo, è inutile lamentarsi, no? È inutile dire all'amico, all'amica, io sento, ma hai visto che schifo in televisione, ma che roba, ecco, così il mondo non cambierà, no? E quindi l'unica cosa, no, che io ricordo è che accendevo, e dato che non vivevo in Italia, vedevo cose che all'estero non vedevo, no? E quindi la mia reazione non era dire, ma che roba, e spegnere, era reagire. E quindi ricordo che telefonavo alle amiche, agli amici, telefonavo e dicevo, Marco, ma accendi la televisione, perché pensavo di aver trovato qualcosa che stava andando in onda in quel momento, non pensavo che fosse l'abitudine. E dico, ho beccato una cosa pazzesca, dico, Marco, accendi la televisione, mi ricordo quel momento, c'è una ragazza sotto il tavolo, come le gambe del tavolo, telefoniamo alla redazione, facciamo qualcosa, dai. E lui accendeva e mi diceva, ma Lorella, no, guarda, è la televisione. E io dicevo, ah, chiudevo, tornavo all'estero. Passavano 6 mesi, tornavo, accendevo e mi ricordo, mamma, ma accendi, c'è una appesa come un prosciutto, sembra un campo di concentramento. Mamma, ma facciamo qualcosa. E mia mamma, che ha un'altra età, un'altra cultura, tutto diverso da Marco, mi diceva, e beh, ma è la televisione. Quindi mi sono resa conto che stando tanti anni all'estero, quella cosa era la televisione, ma ho capito subito che non era così ovunque. Quindi cosa si poteva fare? A quel punto potevo dire, ma chi se ne importa, tanto io vivo all'estero e anche se torno cosa posso fare? Fare quello che mi dicono alcuni ai dibattiti, che è, Zanardo, io non ho la TV. Zanardo, io cambio canale, spengo. Ecco, un'altra cosa che dico quando c'è qualcosa che non va, ma che io ritengo che non sia giusto che esista, non basta spegnere, perché spengo io. Ma l'avranno visto le ragazzine di Roma di questi giorni, ne hanno vista tanta di televisione così, perché tutto quel modo di essere parte dalle immagini che noi andremo a vedere. Quindi io spengo, ma gli altri la guardano. E certamente ho tutti i diritti di spegnere, perché in molti dibattiti, molte signore in particolare mi dicono, ma senta, lei mi sta chiedendo di guardare quella roba lì. No, non vi chiedo questa via crucis, però una cosa che sembra una provocazione, io dico sempre, 2 ore alla settimana della TV quella lì andrebbe vista per capire il paese. Questo documentario quindi è nato, e io ci tengo a dirlo, non da una presa di posizione femminista, è nato dall'abilità di stupirsi e di reagire. Di stupirsi e di reagire. Quindi io sono qui per questo oggi. Che per esempio, se noi tutti ci stupissimo e reagissimo dopo aver fatto per esempio una settimana di full immersion davanti alla televisione, chissà che se potessimo veramente reagire e chiedere che la televisione cambi e che per esempio il servizio pubblico torni a fare il servizio pubblico. Perché se io non la guardo, chi chiederà alla televisione di cambiare? Se in questi 30 anni in cui è successo il disastro, le persone che avevano la possibilità di dire avessero visto la televisione, forse non saremmo in questo stato. Tempo fa un intellettuale di cui non posso più fare il nome, ma mi disse durante un dibattito, io alla sera leggo Kant. Sono contenta che leggi Kant. Ma gli italiani non leggono Kant, poi vedremo alcuni dati. E quindi per cambiare il paese bisogna leggere Kant, ma bisogna anche protestare per questo tipo di televisione. Questo io ci tengo a dirvelo perché questo è quello, è da dove è partito tutto, no? Quindi l'idea che stiamo portando anche nelle scuole, e vediamo dopo che ci sono già dei risultati molto interessanti, è la protesta civile. L'attivismo, qualcosa non funziona, protesto civilmente. Questo video è stato una protesta civile,
verso qualcosa che era intoccabile. Un'altra cosa che vi dico interessante, il primo anno di dibattiti, alla fine di tutti i dibattiti, alzavano la mano in tanti e dicevano, scusi, mi dica, lei non ha paura? No. Dopo 6 mesi di questa domanda ho detto, beh, vedi che magari devo aver paura, perché se me lo chiedono tutti, e perché mi chiedevano, scusi, lei non ha paura? Interessante. Ho detto, no, ho fatto un documentario educatissimo, non capisco. Ma era passata questa cosa che quella cosa lì è intoccabile e passa sotterranea, no? È strano che nessuno avesse fatto, tanti cineasti bravi che abbiamo, nessuno abbia fatto un documentario per protestare contro l'agente di socializzazione più potente che abbiamo avuto in Italia negli ultimi 30 anni. Quindi guardiamolo, io vi propongo di guardarlo con questi occhi e poi ne discutiamo e poi guardiamo anche altro materiale. Grazie. Ho lavorato e sono sfinita. Non immaginavo così tanta fatica e così tanta noia. Adesso lo so che le immagini non sono solo immagini, sono comunicazione, memoria, sapere, educazione. Di certo non immaginavo che le immagini televisive fossero uno specchio così preciso per alcuni comportamenti. Ho cercato di vedere dentro quello specchio per vedere chi siamo e magari riuscire a modificarci se non ci piacciamo. Ho capito anche che gli specchi servono spesso a nascondere oltre che rivelare. Ricordo quando Marco mi diceva che la TV ha un potere incredibile. Pur parlando del reale, rappresentando il reale, riesce a dissimulare. La TV oggi ruba, deturpa, mina il paesaggio della coscienza di tutti. Ci toglie le radici e le fondamenta. Tesoro, vai pure che Tino deve darti un'occhiatina. Vai, vai. Ecco, grazie. Puoi andare, grazie. Volti ricondotti a maschere dalla chirurgia estetica. Corpi gonfiati a dismisura come fenomeni da baraccone di un circo perenne che ci rimandano un'idea di donna contraffatta, irreale. Allora sono sicura che la TV la puoi guardare, la puoi sopportare, ma solo pensando che è un grande circo. Chi siamo? Cosa vogliamo? Come mai tutte le donne d'Italia non scendono in piazza protestando per come veniamo rappresentate? I volti e i corpi delle donne reali sono stati occultati. Al loro posto la proposizione ossessiva, volgare, manipolata di bocche, cosce, seni. Una rimozione e sostituzione con maschere e altri materiali. Dove sono finite le qualità del femminile nelle immagini che oggi dominano? Allora, belle e mute in TV sono così le donne che piacciono forse agli uomini. Un passo avanti, un passo indietro, una provocazione, ne parleremo con i nostri ospiti. Dopo anni di lotte e recriminazioni per eliminare dalla TV la valletta muta al fianco dei conduttori, ecco che sta tornando in auge la bella ma silenziosa dama di compagnia. Corsi e ricorsi storici. Non riusciamo a scorgere in TV una natura peculiare dell'essere femminile, un'identità nuova, originale, genuina, se non una in contrapposizione a quella maschile, a parte pochissimi casi su reti minori o in orari di bassa audience. La presenza della donna in TV è una presenza di quantità, raramente di qualità. Allora diciamo insieme, signore e signori, pubblicità. La donna proposta sembra accontentare e assecondare i presunti desideri maschili sotto ogni aspetto, abdicando completamente alla possibilità di essere l'altro. Tu sei uscita su vari giornali, sì. Con tanti uomini. Fin quando lo ma fa l'uomo, lo sai, che cara, esce con tante ma, donne, quindi sì, il mio fidanzato è sempre bene. Che gli potessero quando una donna si fa vedere carissima con tanti uomini, viene definita invece un'altra ma non credo cosa. Proprio. Ridotta e autoridotta sia ad oggetto sessuale,
impegnata in una gara contro il tempo che la costringe a deformazioni mostruose, costretta a cornice muta o assurta al ruolo di conduttrice di trasmissioni inutili, dove mai è richiesta la competenza. Grande campionessa! Quante medaglie? Di che tipo? Di che tipo, come? Non lo so, benvenuta, ben trovata Roberta. Allora, tu sei, lo vediamo tutti, una bellissima ragazza. Avresti potuto fare una vita tranquilla, magari sposarti un principe, che ne so. 7 carciofi, succo di limone mezzo, cosa vuol dire succo mezzo di limone? Mezzo limone. Succo di mezzo limone, va bene? È come se la donna non riuscisse a guardarsi allo specchio, non accettando se stessa, la propria faccia, così com'è. Si parla di labbra. Di labbra. Oh, 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 oh. Labbra vere, labbra finte, cosa bisogna mettere, cosa fa male, cosa è utile. Allora, partiamo subito con le labbra, quelle là che uno ogni tanto vede che sono queste cose. Essere autentici probabilmente costituisce uno dei diritti fondamentali dell'uomo, ma essere autentici richiede di saper riconoscere i nostri desideri ed i nostri bisogni più profondi. Dal mio punto di vista, credo che il vero problema delle donne sia non essere più in grado di riconoscere i propri bisogni e di conseguenza, com'è possibile essere autentiche? Poi comunque, Maria, la femminilità è altro, la seduzione ci sta, essere donna, essere femmina, profumare di femminilità è un'altra cosa. Parli proprio te di profumare di femminilità. Assolutamente guarda, sì. Mamma mia. Guarda tesoro, senti fra te parli. E me, io sembro una bambola, tu dobbiamo parlarne. Non lo faccio per me, lo faccio per gli uomini italiani, ti tocca la doccia. Fare la doccia, prego. Vai Sara. Grazie alle nostre ragazze, vieni, grazie. Vieni. Vai Sara, vai. Aspetta. Con la doccia. Chiudete. Ti aiuto, vai. Silvia, su questo dimmi. Divano c'è una gara di davanzali. Guarda, che tu dovresti solo scomparire. No, Alfonso, lascia perdere, perché io ho chiesto alla Sarda se aveva qualcosa per rinforzare, ma non c'è niente, non, ma se non c'è la materia prima. Va bene, grazie. Bene, parliamo bene. D'altro, ragazzi, ok? Comunque vi guardo e sono felicissima per voi, cosa devo dire? Abbiamo introiettato il modello maschile così a lungo e così profondamente da non sapere più riconoscere cosa vogliamo veramente e cosa ci rende felici. Il gusto della seduzione. Voglio dire che ci guardiamo l'un l'altra con occhi maschili. Guardiamo i nostri seni, le nostre bocche, le nostre rughe, come pensiamo un uomo ci guarderebbe. Il modello corrente di bellezza non ci rappresenta ed è perlomeno strano che la pubblicità utilizzi immagini con riferimenti sessuali appetibili per i maschi per attrarre però pubblico femminile. Il gusto della seduzione. Sono sicura che senza questa pressione continua sul dover essere belle, secondo dei canoni che noi non abbiamo scelto, ci accetteremo molto di più per quel che siamo. E se è vero che i corpi dicono sempre qualcosa di più della lingua di chi vorrebbe dominarli, cosa ci stanno dicendo questi corpi? Vai, vai, forza! Forza che manca poco! Al Bagaglino, poche settimane dopo l'umiliante vicenda di Ballettopoli, Elisabetta Gregoraci avvalorava il suo ruolo umiliante avuto nello scandalo cantando la rumba del Lecca Lecca. E avevamo bisogno della valletta Sadomaso? C'era bisogno di una figura così carica di un erotismo per nulla solare che probabilmente impedisce che gli uomini che rientrano a quell'ora dal lavoro abbiano voglia di cambiare canale. Perché è accaduto? Forse un'ipotesi è perché è così che funziona il sistema. Questi sono i nostri modelli di riferimento. È così che funziona dall'alta moda alla politica, dallo sport alla musica pop fino alla medicina. Entrarne a far parte ti rende una donna forte, ti dà potere. Buongiorno dottoressa, come stai? No, tutto bene, bene, grazie. Allora, occupiamoci del viso. Allora, oggi facciamo proprio dei trattamenti che servono proprio, come avete detto poco fa, a sistemarci per le feste. Abbiamo stabilito che le donne emancipate devono proporsi pubblicamente e dichiaratamente come oggetto di desiderio. Sempre e comunque in ogni situazione, anche quando siamo interpellate per la nostra professionalità, anche quando sullo schermo ci sono donne adulte, preparate, che avrebbero forse delle cose da dire. Cioè, la bellezza è criminalizzata in questo paese. Perché? Le donne belle, vero, le veline... No, fammi finire, vero, ti prego. È vero. Le donne belle sono automaticamente stupide, le veline sono automaticamente delle donne leggere. Scoprirsi, i tacchi devono essere sempre molto alti.
a spillo, con la cavigliera, con delle catene sadomaso. Siccome però l'unico segno di desiderabilità che siamo in grado di riconoscere è un'esplicita allusione sessuale, abbiamo convertito tutta la nostra cultura all'estetica di uno strip club. Per riprendere queste immagini è necessario posizionare prima delle riprese la telecamera in modo che possa riprendere poi seni, vagine, cosce, come in un film porno, se non che siamo sulla TV pubblica. Cristina, ultima eroina del Grande Fratello, è figlia del femminismo, che reinterpreta a suo modo. Prima c'era tutto da conquistare. Oggi, utilizzando anche quelle armi che una femminista avrebbe aborrito, ha dato vita ad un modello di donna nuova, che ha in sé molte contraddizioni. Racchiude in sé tutti i simboli del femminile che lei ha manipolato sino a renderli più consoni al mercato. Ma il suo carattere non è da sottomessa, perché oggi, per avere successo in questo mondo, ci vogliono degli attributi maschili. Piacerà secondo me al pubblico maschile per le mie forme, ma piacerà soprattutto al pubblico femminile perché dicono: questa è una vera e propria ragazza con le palle. Cristina è tornata a pigolare, come la Milo, la Biagini. Da anni però le donne avevano riacquistato un tono di voce adulto. Ragazzi, sembriamo cinque scemi! Curiosamente, molte delle ragazze da calendario non sono altro rispetto alla femminilità diligente e studiosa, ambiziosa e determinata, descritta dalle statistiche della scuola. Spesso si tratta delle stesse ex bambine bravissime, gioia delle maestre. Sara Tommasi, paperetta, schedina e concorrente all'Isola dei Famosi, dichiarò: «Dopo 4 anni di studi alla Bocconi, sono stata manager in una grande azienda. Oggi sono io il prodotto, un prodotto che vendo nel mercato dello show business». Eccomi, sono venuta per ricordare il televoto. Allora, la domanda di oggi: vorresti vedere tua figlia nuda sui calendari? Chiamate dal telefono fisso il numero 163311 oppure mandate un sms al numero 48313 e potete scegliere tra 3 opzioni. 1 se siete favorevoli, 2 contrari e 3 se invece vostra figlia ha già posato nuda su un calendario. Eva, mi senti? Sì, ti sento. Dov'è il tuo reggiseno? Dove l'hai messo? Mi fai questo, Eva? Fai ta 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 e me lo lanci. Buttalo, via, buttalo. Ok, ta ta ta. Buttalo. Dei 45 muscoli facciali, a parte quelli necessari per masticare, baciare, odorare, soffiare, tutti gli altri servono per esprimere emozioni. Più articolato e complesso sarà il carattere, intendendo per carattere la nostra essenza più profonda, più individuale sarà l'espressione del volto. Cosa stanno nascondendo questi volti? Perché le donne non possono più apparire con la loro vera faccia in TV? Perché non c'è più nessuna donna adulta che possa mostrare il suo volto? Perché questa umiliazione? Dobbiamo avere vergogna di mostrare la nostra faccia? Dover nascondere le nostre rughe, il passaggio del tempo che lascia le sue tracce sul nostro volto è dunque una vergogna? Ennesimo sopruso a cui nessun uomo viene obbligato. Diceva Anna Magnani al truccatore che prima del ciak stava per coprirle le rughe del volto. Lasciamele tutte, non me ne togliere nemmeno una, ci ho messo una vita a farmele. Ma che vita vuoi? In che mondo sei? Siamo donne, oltre le gambe sei di più. Nascondendo la nostra faccia, stiamo rinunciando alla nostra unicità e dunque alla nostra anima? Il volto esprime la nostra autenticità. Anzitutto c'è la sua esposizione diretta, senza difese, nella quale appare la sua nudità dignitosa. È proprio il volto che inizia e rende possibile ogni discorso ed è il presupposto di tutte le relazioni umane. Ti è mai passato per il cervello che anch'io avevo degli obiettivi? Sì, ma tu evidentemente a 23 anni eri già matura. Io no, non ero matura a quell'età. Io, Veronica, sono diventata matura di fronte a questa possibilità di diventare perché madre. Perché si chiama senso del dovere. Questi volti rendono possibile la relazione? Il volto dell'altro mi coinvolge, mi pone in questione, mi rende immediatamente responsabile. La faccia umana reca un messaggio, vulnerabilità assoluta. Ed è per questo motivo che viene camuffata, nascosta, decorata, modificata chirurgicamente.
Questo spiega perché è così difficile accettare la propria faccia. È come fissare in faccia la vulnerabilità assoluta. E come dunque restare vulnerabili? Come restare noi stesse in un mondo dove si è vincenti solo se ferocemente invulnerabili? Che scelta difficile per le donne. Invulnerabili tra i vincenti o vulnerabili e dimenticate? La vulnerabilità è però il maggior fascino del volto. Pierpaolo Pasolini aveva capito in anticipo che la televisione stava per distruggere la poetica potenzialmente espressa dal volto umano. Pasolini aveva un senso acuto della realtà del volto umano, come luogo di incontro di energie ineffabili che esplodono nell'espressione, cioè in qualche cosa di asimmetrico, di individuale, di impuro, di composito, insomma il contrario del tipico. Che ne è dei volti delle donne e del femminile espresso da ogni volto nella sua unicità? Invecchiando io rivelo il mio carattere, dove per carattere devo intendere tutto il vissuto che ha plasmato la mia faccia, che si chiama faccia perché la faccio proprio io, con le abitudini contratte nella vita, le amicizie che ho frequentato, la peculiarità che mi sono data, le ambizioni che ho inseguito, gli amori che ho incontrato e che ho sognato, i figli che ho generato. Onora la faccia del vecchio, è scritto nel Levitico. È infatti un dovere del cittadino rendere pubblica la propria faccia e non nasconderla come oggi consentono gli interventi chirurgici. Non è da poco, infatti, il danno che si produce quando le facce che invecchiano hanno scarsa visibilità. Quando esposte alla pubblica vista sono soltanto facce depilate, truccate, rese telegeniche per garantire un prodotto, sia esso mercantile o politico. Un attimo, scusate, Sara chiede di poterlo fare sdraiata. Perché non... Sara? Vai! Un minuto, Oggi sono molte le donne che hanno raggiunto potere e fama in TV. E molte di loro sono donne mature, con una storia alle spalle. Quale verità ci propongono i loro volti? Vi è stato spiegato il gioco, l'avete probabilmente già anche visto nelle precedenti edizioni. La Talpa è un reality un po' diverso, un reality molto duro, dove bisogna cercare di superare le proprie paure, le proprie fobie. Anni del mio padre. Non ne ho niente che mi lego con lui, solo questa collana che mi tiene un ricordo del mio padre, basta. Non ne ho nient'altro. Mi dispiace, Camilla. Che modello di femminile possono proporre alle donne più giovani con cui sembrano gareggiare da un punto di vista estetico? Nessuna donna che proponga un'alternativa alla dittatura dei corpi perfetti? Una faccia serate, faccia autografi. Sì. So su tutti in geriatria, allora... signora, fa le serate. Allora, qual è il problema tuo? Che non lo puoi fare tu? No, mi domandavo, visto che lei mi fa delle domande, in qualità di cosa fa questi autografi? A volte ci vuole. In qualità di cosa? A me? Sì. Perché sono una collaboratrice di Maria. Ah, mi scusi, è vero. Guarda un po', è vero. Allora? Sì, no, adesso... Quello che vuoi fare era tu? Una... Chi ti credi da Sei alta, 1,5 metri. Te leva i tacchi, levi il trucco, levi le station, il naso rifatto. No, sono suoi, Rosy. Le poche immagini di donne adulte non artefatte sono feroci. Iene, che si accaniscono verso giovani donne laddove il confronto estetico è impari, il dileggio, l'umiliazione della più giovane da parte della donna più vecchia. Ma se i volti non mostrano più la loro vulnerabilità, dove reperire le ragioni della pietas, l'esigenza di sincerità, la richiesta di risposte sulle quali poggia la coesione sociale? E allora il lifting, ci ricorda il filosofo Galimberti, facciamolo non alla nostra faccia, ma alle nostre idee, e scopriremo che tante idee che in noi sono maturate guardando ogni giorno in televisione lo spettacolo della bellezza, della giovinezza, della sessualità e della perfezione corporea, in realtà servono per nascondere a noi stessi e agli altri la qualità della nostra personalità, a cui magari per tutta la vita non abbiamo prestato la minima attenzione, perché sin da quando siamo nati ci hanno insegnato che apparire è più importante che essere, con il risultato di rischiare di morire sconosciuti a noi stessi e agli altri. Ragazze, secondo voi chi fuma la pipa, per dire, concentratevi bene però, sì, sente subito che aria tira? Ma per favore, brava! L'ho detto. Brava te, complimenti. Beh, una risposta che mi pare veramente adeguata. Non le sento, stai dicendo. Vabbè.
Alle elementari, per suddividere un riassunto da un altro, la maestra mi diceva di disegnare le grechine, elementi decorativi, cornice del mio lavoro. La TV pullula di cornici donne, alcune che ripropongono il leitmotiv erotico, altre che sono semplicemente di grazioso decoro, volti giovani e freschi che fungono da siparietto, soprammobile, grechine. Chi l'ha detto che per andare in televisione bisogna per forza saper fare qualcosa? Cioè, non è che uno deve per forza saper cantare, ballare. No. Queste sono belle. Ci ricorda Loredana Liperini, autrice del testo Ancora dalla parte delle bambine, come a monte del reggiseno in vista e delle labbra gonfie, che anche la più intelligente delle ospiti di un dibattito si sente, a differenza dei colleghi maschi, obbligata a esibire, c'è il malinteso concetto per cui un essere umano che ha raggiunto la presunta liberazione dagli stereotipi possa usare i medesimi per divertirsi. Allora, due minuti di pubblicità e poi torniamo a parlare della televisione, del nudo, di come è cambiato il costume. Saremo tutti nudi in questi 50 anni. Ma giocare con i simboli e con gli stereotipi presuppone una consapevolezza così potente, così granitica del gioco medesimo che è molto difficile non restarne scottati. Ci si può fare infilare sotto un tavolo di plexiglass. Si può assumere la funzione di gambe del tavolo, passare molto tempo lì sotto accucciata, mantenendo la leggerezza di un gioco, senza che da qualche parte recondita del nostro corpo non si produca una ferita. E cosa sentiamo noi di qua dello schermo? Lì alla TV c'è una donna che un uomo sta mettendo al posto delle gambe di un tavolo. All'epoca qualcuno provò a protestare, ma gli autori ed il presentatore Mammucari si indignarono poiché la ragazza è una scultura vivente e in gabbia ha puri buchi per respirare. Una banana, un arancio, un limone e una mela. Tu il limone ce l'hai? No, non c'ha neanche il cervello. Concentrati sul frutto che ami di più. E poi lanciamo questo messaggio, o meglio questo grande video che si chiama? Non lo so. Ecco, vedete? Che bella gente, perché? Dillo tu. Il video di Nancy. Già miseria, mannaggia. Perché non lavori con Schicchi, fai più soldi, hai meno problemi. Vedi che bel viso, come ti chiami tu? Chicca. Chicca. Vieni qua, Chicca, vieni. Chicca. L'hai detta a casa, lasciate, Chicca. Un numero infinito di donne umiliate. Molte delle donne adulte della TV italiana sono potenti come uomini e di conseguenza paiono sentirsi in obbligo di adottarne lo stile brusco, esattamente come farebbe un prevaricatore, anche se con modalità diverse. Bene, Elisabetta, vai! Tutte svantaggiate! Ma mi devo appoggiare? Se vuoi sì, come preferisci. È fredda, pronti, via! Via! È terrorizzata! Per anni ho creduto che la TV non mi riguardasse, non riguardassi milioni di donne che lavorano, si impegnano, che hanno uno scopo nella vita. Ma queste immagini balzano dalla TV ed entrano nelle nostre case, alimentano le fantasie, occupano gli occhi dei nostri figli, invadono il mondo. È in gioco la sopravvivenza della nostra identità. Perché non reagiamo? Perché non ci presentiamo nella nostra verità? Perché accettiamo quest'umiliazione continua? Perché non ci occupiamo dei nostri diritti? Di che cosa abbiamo paura? Thank you.
Allora, c'è una parte che non l'aveva visto, una parte che l'ha visto. Io credo che il video ha un pochino più di 4 anni e ci sono delle cose da dire. Una notizia positiva. Se ci dicevamo con Cesare Cantù dovessimo fare il documentario Il corpo delle donne oggi, faremmo più fatica, perché questo attivismo delle donne di questi anni ha dato dei risultati, delle immagini esattamente così, con le riprese ginecologiche, il corpo profondamente getizzato, sono più difficili da trovare. Quindi un po', diciamo, vedo qui dei volti che insomma, probabilmente siete donne che si impegnano, un po' diciamoci grazie una con l'altra da parte della società, perché così, così bieca non è più. È comunque una televisione orribile, ma così, proprio così faremo più fatica, cioè le riprese per esempio dal basso, no? Quelle che noi abbiamo definito ginecologiche, gli insulti di Mammucari, la violenza, è meno. Quindi prima notizia è che questi anni di attivismo, di protesta in mille rivoli e forme, qualcosa hanno prodotto. E che cosa? Che la televisione non ha mai dato una risposta chiara, non ha detto, dato che voi protestate, noi miglioriamo, però le proteste arrivano nelle redazioni, no? E quindi ho detto, ma stiamo attenti, non hanno capito bene che cosa le donne stanno chiedendo, però qualcosa è cambiato. Così, esattamente così, le immagini. Noi continuiamo a registrare moltissimo, c'è di tutto, c'è di peggio, c'è di cose ancora molto da cambiare, ma così no. Quindi qualcosa è servito e dopo vedremo anche nella pubblicità. Però questo documentario a noi hanno anche detto, ma perché non ne fate uno aggiornato? No, perché questo ha proprio senso. Secondo me resta a significare un'epoca, no? Potevamo farlo 3 anni prima o 2 anni prima. Significa 30 anni, 30, non 3, 30 anni di storia del paese che sono state caratterizzate da queste immagini. Ecco perché noi insistiamo a dire che non si può dire non guardo la televisione. Cioè, possiamo certo dire, io non la voglio guardare perché non mi piace, ma la televisione ha caratterizzato la storia del paese. E perché? I teorici della televisione situano l'inizio di questo tipo di trasmissioni alla fine degli anni 70, primi anni 80. Adesso qui ci dilungheremo, ma colpo grosso, drive-in in particolare, 1983, per chi è più giovane qui, quindi 30 anni fa, iniziano questo tipo di trasmissioni. È interessante, dirò solo 2 minuti, però è interessante dire che in quegli anni tutti salutarono questa trasmissione, perché è importante capire come è nato tutto questo, come qualcosa di estremamente innovativo, e in parte era così, è stato così, perché in una televisione un po' bigotta italiana arriva drive-in, che fa ridere, che mostra le donne un po' spogliate, quindi tutti la salutarono come una trasmissione innovativa, anche la sinistra, anche gli intellettuali, e avevano ragione, ma una ragione c'era, no? Perché svecchiava quello che era l'immagine della televisione. Il problema è stato poi che questo è diventato l'inizio di un certo modo di fare televisione. Se voi vi prendete la briga di andare a vedere su YouTube le trasmissioni, degli spezzoni di trasmissioni dei drive-in di quegli anni, è molto interessante, perché se noi facciamo finta che questa prima fila fossero le ballerine di fila di drive-in, voi vedete che accade quello che Chiara Volpato nel suo libro definisce deumanizzazione. Ed è molto interessante con gli occhi, no, di oggi guardare, perché fino a quel momento c'erano state le ballerine TV, certo, ci sono state. Vedevamo corpi in costume da bagno, sì, ricordiamo la Carrà che aveva sconvolto perché si faceva vedere l'ombelico, ma era il corpo intero, la Carrà che ballava anche con dei costumi sgambati, ma lei che restava persona. Drive-in sdogana per la prima volta la deumanizzazione. Se noi facciamo finta che queste signore sono ballerine, voi andate su YouTube a vedere che cosa fa la telecamera. Inquadra da qui. Che cosa viene rimosso per la prima volta? Il volto. Ci sono diverse ragazze che stiamo seguendo, stanno facendo la tesi su questo tema, estremamente importante situarlo. In quegli anni inizia il processo di deumanizzazione.
una parte e oggettivizzazione ancora di più, reale deumanizzazione. Non mi interessi tu col tuo bel corpo, mi interessa il seno, mi interessa questo sedere, la coscia. C'erano queste ragazze brasiliane molto belle, molto formose, e venivano riprese da qui a qui, nemmeno da sole, ma le ballerine di fila. Quindi tante, puoi scegliere questo seno o questo o quello, sono oggetti, guarda che bel sedere, guarda che bella coscia, eccole qua. Lì inizia il processo di oggettivizzazione e deumanizzazione. Se voi andate a vedere, 1983, e da lì inizia Canale 5, Rete 4, non c'è mai fine. L'altro, quindi questo fa da spartiacque. L'altro momento che io trovo importante è negli anni 90, perché per un lungo periodo la RAI continua ad offrire trasmissioni, potremmo dire migliori, anche migliori. Negli anni 90 la RAI decide, perché? Perché gli introiti pubblicitari delle reti private erano, diciamo, superiori, la RAI decide, ci facciamolo anche noi, perché dall'altra parte ci sono introiti pubblicitari maggiori, quindi anche noi cominciamo questo processo di deumanizzazione, di oggettivizzazione. E se andiamo a vedere, noi abbiamo fatto un grosso lavoro di ricerca di trasmissioni televisive della RAI degli anni 90, c'è il peggio del peggio, peggio del documentario Il corpo delle donne. In quegli anni c'è stato di tutto di più. Quindi due momenti che è importante segnalare. Perché è importante segnalare? Perché nel frattempo, io dico sempre, noi dove eravamo? Cosa stavamo facendo quando andavano in onda queste immagini? Non è la RAI, no? Ambra e le adolescenti. Dove eravamo? Cosa stavamo facendo di più importante, di dire ma che roba è quella lì, una trasmissione per pedofili? Era una trasmissione quasi per pedofili. Ma cosa stavamo facendo? E poi ci stupiamo. Quando ci sono state le notti del Bunga Bunga, il periodo del Bunga Bunga, e venivano le... Voi sapete che siamo diventati noti in quel momento in tutto il mondo per questo, no? E venivano le troupe di tutte le reti televisive in Italia e chiedevano ma come mai le ragazze italiane, ma come mai il Bunga Bunga? E c'erano due risposte. Da una parte che non tutte le ragazze volevano poi andare, non è vero, no? Questa, ma così lo raccontavano. Dall'altra però che quel Bunga Bunga, quelle notti di Arcore, andavano in onda da 30 anni. Quindi io non ho mai capito di che cosa ci stupiva. Tutto quello che abbiamo visto in questo documentario adesso erano le notti di Arcore. E le notti di Arcore non sono state altro che delle concretizzazioni di quello che noi abbiamo mostrato. Quando si cresce, agiscono tre potenti agenti di socializzazione, vengono così chiamati, no? So che molti di voi lo insegnano, ma non è chiaro, non è evidente per tutti. Poi se ne aggiunge un quarto, quando siamo adulti, che è il mondo del lavoro. Ma i tre potenti agenti di socializzazione, quando cresciamo, sono la famiglia, la scuola e la televisione. Vuol dire agenti di socializzazione che ci aiutano a entrare nella società, no? A socializzare. Allora, se noi esaminiamo questi tre agenti di socializzazione oggi e li correliamo anche a quanto sta accadendo anche in questi giorni, no? Anche nella società, che cosa possiamo dire? Che la famiglia è un'organizzazione profondamente in crisi, ed è così. La scuola viene depotenziata da decenni, poi correggetemi, e nel frattempo l'unico agente di socializzazione che continua a sprombattuto su 5 reti su 6, 24 ore al giorno, 4 miliardi di fatturato pubblicitario ogni anno, uno dei più consistenti a livello internazionale, è Sony Media. D'accordo? Quindi tre agenti di socializzazione, poi si aggiunge il mondo del lavoro quando siamo adulti, ma quando cresciamo, famiglia che è in crisi, scuola depotenziata, televisione potentissima, a cui si aggiunge internet, si aggiunge la pubblicità. Come dovrebbero fare le famiglie a contrastare tutto questo senza nessun mezzo culturale? Teniamo un attimo da parte questi dati e incrociamoli con altri dati. Chiedo una collaborazione. Chi di voi qui non ha la televisione? Se li hai, sì. Chi, grazie. Chi ne ha una?
Ok, grazie. Chi ne ha due? Ok. Chi ne ha tre? Ok, c'è qualcuno che ne ha quattro? No, ecco, vi dico subito, noi Cesare abbiamo qui dei dati, intanto se li puoi già far vedere, della televisione, se li hai. Comunque, non rientrate nel campione nazionale o non completamente. Allora, i dati di penetrazione della televisione sono 98,3%, vuol dire che quasi tutti siete d'accordo, in Italia hanno la televisione. Dico che voi da qui non potevate vedere, non fate tanto testo, perché erano parecchie le persone che hanno alzato la mano e detto non ho la TV, le stimerei un 15%, vedete che... no? Mentre mi sembrava che la maggioranza fosse avesse una televisione, di solito il valore più ricorrente è 2, da Roma in giù è 3 o 4. E questo corrisponde, questo è un dato, è una ricerca che facciamo assolutamente così, andando in giro, però è abbastanza veritiera, perché se voi guardate i dati, da Roma in giù gli italiani e le italiane siamo alto consumanti di TV generalista. Questo è in gergo, no? Che vuol dire Rai e Mediaset, non di Discovery Channel o History Channel, d'accordo? Perché io ci tengo a dire questa cosa? Perché, ripeto, dire ma io non guardo la TV, insisto, tutti i diritti, ma primo dato, gli italiani e le italiane guardiamo tantissima TV. Dice, ma no Zanardo, non è vero, adesso c'è internet. E ho capito, c'è internet, ma continuiamo a guardare tanta TV. I bambini e le bambine non vanno in internet a 2, 3, 4, 5, 6, 7 anni, iniziano, guardano tanta TV. I ragazzi, dice, no ma Zanardo, i ragazzi e le ragazze guardano, non è vero, guardano solo internet. I ragazzi e le ragazze vanno online, ma guardano tanta TV con modalità diverse dalle nostre. Io guardo la TV davanti alla TV. I ragazzi guardano contenuti televisivi online. Dalla Val d'Aosta a Siracusa, fatto per 3 anni, liceo classico centro di Milano dove vanno i figli dei giornalisti del Corriere, istituto tecnico a Enna. Chi ha guardato ieri Uomini e Donne? Tutti. Tutta Italia. Con modalità diverse magari dalle mie o dalle sue. Dove l'avete visto? Ma ne ho visto un quarto d'ora il giorno dopo online, mentre chattavo, scaricavo un video, facevo i compiti. I contenuti televisivi hanno colonizzato, voi lo sapete, la rete. Cioè, nonostante noi parliamo di media, no? Perché l'influenza arriva non solo dalla televisione, ma la televisione continua ad avere una grande importanza. Abbiamo scritto altro. Gli italiani e le italiane sono lettori solo, non sono forti lettori di quotidiani, questo lo sappiamo, no? E c'è un dato interessante da tenere presente. Qui siamo a Trieste, che è in Friuli, che è in Italia, ma che è in Europa. Allora cominciamo a guardare cosa avviene negli altri paesi europei. Cosa avviene? Se noi guardiamo i dati di lettura dei giornali e dell'uso della televisione, per esempio inglese, facciamo un confronto, cosa capiamo? E vinciamo che gli inglesi guardano tanta TV come noi italiani. E voi direte, ah bene, però leggono molti più quotidiani di noi. E voi direte, Zanardo, ma leggono il Sun, giusto, è orrendo, però lo leggono. D'accordo? Vanno molto a teatro e voi mi direte a vedere delle schifezze. Certo, ma ci vanno. Leggono moltissimi libri, noi no. E voi direte, ma dei libroni così orrendi. Hai ragione, ma lo leggono. Perché lo diciamo? Perché le informazioni agli inglesi arrivano da la TV, il Sun, il teatro, i libri. Agli italiani le informazioni e la rappresentazione del mondo continua ad arrivare principalmente dalla televisione. Ci sono altri due dati che mi interessa incrociare con voi. Uno, l'abbandono scolastico, tra i più alti, ultimamente nella zona di Napoli e dintorni abbiamo il dato di abbandono scolastico più alto d'Europa. D'accordo? Questi sono gli ultimi dati, voi avete letto il rapporto OCSE di qualche giorno fa che ci bacchetta duramente la situazione della cultura nostra in Italia. E l'ultimo dato che è molto interessante e molto preoccupante sono i dati di analfabetismo funzionale. So che molti di voi qui sanno, perdonatemi, io però sono abituata a spiegare perché andiamo nelle scuole,
Analfabetismo funzionale non è analfabetismo. Analfabetismo si intende quando non so leggere e scrivere, no? Comunque continuiamo ad avere una percentuale che è più alta che nel resto d'Europa. Funzionale vuol dire avere difficoltà a capire dei ragionamenti non proprio semplicissimi. C'è quella ricerca di De Mauro interessante, no? Ci sono alcuni esempi, non so, il gatto miagola perché ha fame. Mi riesce a costruire una frase, una consecutiva semplice, non so, mi gratto la testa perché mi prude, la guardo perché mi ricorda qualcuno. 30% degli italiani, quindi 18 milioni di persone, non riescono a capire cosa gli viene chiesto, no? Perché correlo tutti questi dati? Secondo me è molto interessante che si parli di questo oggi, perché in un paese così, ed è tutto molto collegato a quello che sta succedendo anche con le ragazzine, in un paese così la televisione ha una grandissima influenza, un grandissimo impatto, perché per molti comunque continua a essere l'unica informazione sulla rappresentazione del mondo, in assenza di qualsiasi altro modello, perché non entrano giornali, non entrano libri, non entra nient'altro che la televisione, non entra cultura, non entrano ragionamenti. Questi sono i dati di l'abbandono scolastico così alto, è gravissimo. Noi facciamo moltissime scuole dove ci dicono i ragazzi ripetono 2 anni e poi non li vediamo più. Secondo voi cosa fanno? Ecco, è per questo che noi continuiamo a insistere e quando mi dicono ma allora i fatti che stanno accadendo e anche la violenza verso le donne è colpa della TV. Certo, dirla così sarebbe terribile, nessuno oserebbe dire una cosa del genere. Ma certo che queste immagini, questo tipo di rappresentazione non aiuta un paese che ha nella televisione il maggiore, se non unico, strumento di rappresentazione del mondo. Quando io mi arriva la richiesta, vuole raccogliamo micromega le firme per, viene alla manifestazione del 12 ottobre per la Costituzione a Roma e c'è Rodotà, io dico, bello. A quanti arriva quell'informazione? Chi è coinvolto? Sapete che siamo, secondo me, in Italia 3, 4, 5%, 6% che ce la raccontiamo e ci diciamo sempre le stesse cose? E ce la raccontiamo. Andiamo tutti in manifestazione a Roma, viene? Certo, firmo un micromega e quando firmo la raccolta di firme in micromega piango poi. Perché la sera prima, per lavoro ormai, ho visto Striscia la Notizia. E vorrei vomitare, solo che Micromega raccoglie quante firme? Qualche migliaio? Striscia la Notizia da 25 anni, la guardano 7/8 milioni di persone tutte le sere. Io ho solo una soluzione oggi da proporvi, riprendiamoci il servizio pubblico, ma in fretta, domani mattina. Andiamo là e ce lo prendiamo, perché non c'è altra soluzione. È scomoda, ma fare i dibattiti dove ci diciamo le ragazze sono così poverine e però la mamma è una stronza e qui non serve a niente, non serve a niente. Ci dobbiamo riprendere il servizio pubblico. Non tutto, una rete che torni a fare il suo mestiere. Non ho altre soluzioni da proporre oggi qui a Trieste, perché sennò il dibattito sarebbe finto. Una volta che noi facciamo tutto il dibattito, se la colpa è della madre o della zia che non è stata attenta, non servirà. Questa è l'Italia. E abbiamo detto che dei 3 agenti di socializzazione le famiglie sono in difficoltà. Quando ben io mi scaglio contro le madri, a parte che io vi vorrei chiedere una cosa, ma vedo qualche uomo qui, sono contenta, ma i padri? Ponendo che sia colpa delle famiglie, ma possibile che si parli sempre delle madri? Allora, io se fossi un uomo mi arrabbierei moltissimo, dico, ma io non ho influenza, ma io non sono un genitore, io che potere ho? Avranno un potere educativo questi uomini? Io credo di sì, proprio perché li stimo. Ma non serve, è proprio tipico di una società riversata su se stessa, che non vuole... Le famiglie non ce li hanno gli strumenti per contrastare tutto questo. Una volta che diciamo che sono colpevoli, bene, sono colpevoli. E? Sono colpevoli. Potevano far di più, quella madre poteva dire alla figlia di non prostituirsi. Bene. Io però ho un'ipotesi. Io le vedo queste famiglie in giro per l'Italia. Sapete quanti anni hanno? La bambina ha 15 anni, la madre ne ha 45-48, d'accordo? Quando quella madre lì era il 1980, aveva 12 anni, 15, è cresciuta da 30 anni con quelle immagini lì. E quando io faccio i dibattiti e alla fine del dibattito vengono e mi dicono Zanardo,
Lei c'ha ragione, ma sai, io da ragazza volevo fare Miss Italia, sono ancora una bella donna, però adesso mia figlia, io mi realizzo attraverso lei perché voglio bene alla mia bambina. Io cosa le dico? Lei è una madre e vuole bene a sua figlia, lei ha capito da 30 anni quello che gli abbiamo insegnato e vuole per sua... Quindi io non credo che da lì troveremo una soluzione, ma ho semplicemente quella frase che i cittadini di un paese democratico non sono l'effetto del caso, ma sono il risultato di un processo educativo. E io ho due strumenti ho per educare, la scuola e la televisione. La televisione e la scuola. Lì sì che ho strumenti per educare. Perché dico la televisione? Vedo qui un pubblico anche adulto, no? Allora, non bisogna aver paura, perché c'è questo terrore in Italia. Tutti parliamo di giovani, anche se poi dopo nessuno li ascolta. Però invece io dico, guardiamo anche le cose che siamo riusciti a fare bene. La BBC è venuta più volte a filmare gli interventi che facciamo nelle scuole e mi ha stupito che il maggior corrispondente che ha la BBC in Europa, un signore che è il maggior corrispondente della BBC, guardava il documentario Il corpo delle donne, filmava gli interventi dei ragazzi in una scuola di Roma e diceva, Zanardo, mi piange il cuore, un signore che avrà avuto 56-58 anni. Io ho detto, perché? Gavin Hewitt. Perché dice, lei lo sa Zanardo che negli anni 60, lei, voi, intendendo Rai, e noi, BBC, lei lo sa che eravamo le due televisioni migliori al mondo? Chi lo sa qua? Io lo dico nelle scuole, noi italiani siamo bravissimi, bravissimi. Venivano dal Giappone, nella sede Rai di Milano, a imparare come si fa televisione. Cioè i giapponesi venivano da noi, se voi vedete nelle teche Rai trasmissioni degli anni 60, cosa facevamo? Perché lo dico questo? Non bisogna avere paura, cioè, dice, ma negli anni 60 qualcuno, lo sapete, qualcuno qua, no? C'era una trasmissione che si chiamava Non è mai troppo tardi. Perché non guardare alle cose che ci sono venute bene? Dice, no, ma il passato, riaggiorniamolo. Allora, c'era un maestro che si chiamava Maestro Manzi, che aveva due caratteristiche fantastiche. Uno era coltissimo, però non basta. Due era pieno di amore per le persone più umili. 1960, dati di analfabetismo non funzionale, analfabetismo, erano altissimi in Italia, quindi la gente non sapeva né leggere né scrivere. Nella scuola insegniamo, quando non sai né leggere né scrivere, non è solamente che non leggi il romanzetto, è che non agisci la cittadinanza attiva, sei un cittadino manipolabile, no? Allora imparare a leggere e scrivere, ragazzi, spieghiamo, è un modo di agire la cittadinanza attiva. Ebbene, Manzi, se voi andate a vedere nelle teche Rai, aveva un potentissimo mezzo due mezzi tecnologici, una lavagna e il gesso, no? E c'era lui, giacca e cravatta, e fa tenerezza, c'aveva la lavagna e il gesso. E dato che aveva paura che da casa la gente si annoiasse, ma aveva la lavagna e il gesso, ogni volta che faceva, fa tenerezza, dovete vedere, una parola, faceva Reo, e poi era bravo a fare disegni e schizzava un disegno, cioè faceva l'infografica. E allora, perché lo racconto? Da casa le persone si riunivano, non avevano la televisione, al bar, a casa tua, a casa sua, si riunivano e facevano. È andata avanti un po' di anni, era rivolto principalmente agli adulti e adulte analfabete. Grande lavoro anche di unione del linguaggio, perché si parlava dialetto, quindi erano persone che non la scrivevano, non leggevano, e non parlavano italiano. Allora, chissà che cosa è accaduto al termine di Non è mai troppo tardi. È accaduto una cosa meravigliosa. Le persone seguivano la trasmissione, dopo 2, 3, 4 anni andavano, facevano la domanda per prendere la licenza elementare. Questa è la televisione. Sapete quante persone hanno preso la licenza elementare alla fine di Non è mai troppo tardi? Io quando l'ho saputo non ci credevo. Quante? Secondo voi, dite un numero, 1,5 milioni. Questa è la televisione, il più grande agente di socializzazione, forse superiore alla scuola, perché va da tutte le parti, anche da quelli che sono drop out. Questa è la televisione. Perché non raccogliamo le firme perché la RAI nostra sia nostra? E allora... Non è che c'è Non è mai troppo tardi uguale, però voi sapete che da 4 anni e mezzo siamo in giro, 5 giorni alla settimana e faccio un test, a volte platee di 400-500 persone, ragazzi, dico, hanno fatto le lezioni su questo.
Però adesso iniziamo, prima di iniziare, una domanda: che cos'è lo spread? Non lo sa nessuno in Italia cos'è lo spread. Hanno fatto le elezioni usando un termine che non ho trovato nessuno che mi ha saputo spiegare. È democrazia questa? Allora ci vuole, non è mai troppo tardi, no? Allora, torniamo al nostro ragionamento sulle donne, che però è molto collegato a tutto questo, perché si è usato il corpo delle donne per una manipolazione del paese, no? Distratti da tette e culi, ci siamo dimenticati di tutto il resto. Io non vi voglio fare oggi una presentazione noiosa, però ci sono dei dati che io insegno alle scuole a correlare. Ultimi dati del gender gap usciti qualche giorno fa. Qui c'è un pubblico diverso, ma non sempre si sa che cos'è il gender gap. Gender gap, gap divario, gender tra i generi. E questo indice è stilato a livello internazionale. E questo lo uso, una tavola che uso per esempio nelle aziende, quando mi chiamano, perché c'è molta resistenza a parlare con autorevolezza del tema delle donne. Sembra sempre un argomento sfigato, no? In Italia. È un argomento da poveri. Allora, per farsi ascoltare, non so più cosa inventarmi. Allora, faccio una presentazione per le aziende così. No? Perché sennò sei sfigata. Voi lo sapete, no? C'è la ricerca Donne Media in Europa, che qui molte so che conosceranno. Comunque, chi non la conosce, Donne Media in Europa, una ricerca del Censis, anche in inglese Women in Media in Europe, dove il Censis fa una ricerca per capire come le donne vengono rappresentate nei media in tutta Europa. La ricerca è lunga, la trovate la sintesi in internet, ma alla fine il Censis, non io, dice così oggettivizzante, deumanizzata la rappresentazione della donna, c'è solo in Italia e in Grecia. Un ragazzino in una scuola mi ha detto: ma non è che facciamo anche noi la fine all'ora della Grecia? Ho detto: spero di no, tientela lì questa cosa. Ecco, lo dice il Censis e dice: ma qual è la ragione? E in ultima analisi il Censis arriva a dire: ma questo problema in Italia è così perché la questione femminile non è sentita come questione sufficientemente autorevole, tanto da essere inserita fortemente nell'agenda politica del paese, ma in modo preponderante. Allora, andata via. Arriva, grazie. Il Global Gender Gap esce tutti gli anni, questi sono i dati di qualche giorno fa, e io dico sempre alle aziende che è un dato che viene stilato dal World Economic Forum, sapete, quelli che si incontrano a Davos. Perché lo dico? A voi non interessa, ma le aziende dormono tutti, poi appena dici World Economic Forum, allora sta dicendo una cosa importante, erano le donne, ma c'è World Economic Forum, vuol dire che serve, no? E allora, questo dato dice com'è il gap, la differenza tra i generi in tutti i paesi del mondo. Sono centinaia. Io non ve l'ho portato qui tutto, ma lo trovate tutto, molti di voi lo sanno, ma chi avesse voglia, è tutto pubblicato online. Global Gender Gap, cioè 300 pagine, molto interessante anche con come viene calcolato. Ecco, noi quest'anno abbiamo preso 9 posizioni, però non gioite perché vedete chi c'è intorno a noi. E vi posso solo dire che tutti i paesi europei sono nelle prime 25 posizioni. I paesi del nord Europa sono nelle prime 5, questo lo sapete, e gli altri, chi più chi meno, nelle prime 20. Voi mi dite, eravamo all'80, siamo al 71, ho capito, però. Ecco, questo dato che in Italia non circola, vi racconto una cosa. In marzo ho fatto una settimana invitata dallo Svenska Institut, che è l'Istituto di Cultura svedese, nel sistema di pari opportunità svedese. E vi racconto un episodio che è, secondo me, importante per fare una. A un certo punto mi dicono: adesso andiamo al ministero. E io pensavo: che ministero? Il ministero delle pari opportunità, no? Dico, mi fanno fare un incontro lì. E invece andiamo al ministero dell'economia e si presenta il ministro. Cioè, io devo capire il sistema di pari opportunità. Il ministro si dilunga a spiegare perché loro si sono dannati al ministero per passare dal quinto al quarto posto in un anno. Che io speravo che lui non mi chiedesse la situazione nostra e tentavo di divagare. Quando però io ho detto: ma ministro, per passare dal quinto al quarto mi sembra anche un eccesso di zelo.
E lui spiegava che non è il fatto che il ministro sia femminista, ma che quando le donne lavorano di più, sono più impiegate, ci sono più asili nido, eccetera, eccetera, aumenta il PIL e a lui gli interessa solo di quello, punto. Ecco perché per lui questo dato è importante. Quindi questa tabella che io vi mostro è una tabella che viene presa in considerazione e ci si lavora in tutti i ministeri dell'economia d'Europa. Qui non è così tanto presa in considerazione. Allora, il discorso è estremamente correlato e torniamo al nostro tema della rappresentazione. Perché, dice, ma cosa c'entra Zanardo con questa tabella? Perché io credo che da quando noi cresciamo, nasciamo e cresciamo con tutto intorno, nel background della nostra vita, ci sono le immagini, quelle che abbiamo visto nel documentario, ma sono infinite, sono quelle della televisione, sono quelle dei manifesti di cui no, non puoi fare a meno perché ci sono intorno, è un immaginario così. E allora io ho una provocazione, secondo me questo tipo di immaginario concorre a farci star lì. Questo tipo di immaginario decide potenzia. Questo tipo di immaginario è anticostituzionale. Il terzo articolo della Costituzione non dice solamente che siamo tutti uguali indipendentemente dal sesso, e fin lì, vabbè, ma dice che ognuno deve essere messo in grado, ognuno e ognuna deve essere messo in grado di esprimere al meglio il proprio potenziale di persona. Allora, io cresco, ho un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, e nel background ci sono quelle immagini. Tu non hai neanche il cervello, tappendo come un prosciutto, accendi la televisione per 30 anni e ci sono delle ragazze che stanno così e non le hanno mai fatte parlare. Questo è un contesto che mi fa esprimere al meglio il mio potenziale o mi depotenzia? Possiamo vedere un attimo Cesare Transformat? Vi faccio vedere due minuti, non vi faccio perdere tempo, di una trasmissione che non è nulla di cattivo, non è la ragazza appesa come nei campi di concentramento, è una trasmissione che probabilmente fareste vedere ai voi, ai figli, ai nipoti, è normale, è la banalità del male. E va in onda al pomeriggio, quando la guardano i ragazzi e le ragazze, però collegatela a quella che stiamo dicendo. Se questo tipo di trasmissione aiuta le ragazze a esprimere al meglio il proprio potenziale. E collegatela coi dati di prima. Sono una ragazza di una famiglia media italiana che dove non circolano libri, non circolano giornali, dalla televisione prendo i miei modelli e anche mia madre e mio padre li prendono da lì. E questo è quello che guardo alle 6 di sera con i miei fratellini. Sì, sì, già commentata. Allora, noi usiamo questo materiale a scuola, adesso non c'è tempo, di solito la vediamo con i ragazzi, perché sappiamo che loro la guardano. E poi diciamo, avete commenti? Mediamente loro dicono di no, la riguardiamo con delle indicazioni. Noi non, il nostro metodo è, non critichiamo mai la TV, diamo strumenti, no? Quindi la vedete già con delle indicazioni. Mentre Cesare prepara il video, intanto avete qualche domanda, perplessità, critica, curiosità? Come accolgono i ragazzi le vostre proposte? Cioè, sono... Come accolgono, chiedeva la signora, benissimo, cioè io la forza che abbiamo in questi anni di andare in giro lo facciamo solo per loro, questa non è una... ecco, adesso poi continuiamo. Eccoci qui. Allora presentiamo i concorrenti, Francesca, sì, di questa puntata, ormai sei una velletta a tutti gli effetti, basta, non sei più la basta. Super ospite. I concorrenti di questa sera iniziamo con Alessia, sì, che ha 18 anni e arriva da Putignano. È una studentessa ma è anche una ritrattista. Bene. Complimenti.
Poi abbiamo Francesco, che ha 27 anni, arriva da Bologna e mi incuriosisce questa cosa perché è un barman. Mi piace molto la macchina per cucire. Sì. In effetti, io ho una grande passione per la moda e ho iniziato anche a cucire, insomma. Hai sentito tutte le tue curiosità? Poi ti chiedono i vestitini. Chiamiamo i vestitini. E poi? Poi abbiamo la nostra concorrente Francesca, ha 19 anni. Arriva dalla provincia di Caserta, in particolare da Santa Maria Capua Vetere. Detto giusto? Giusto. Perfetto. Lei è una studentessa e inoltre fa anche l'hostess. Sì. Quindi... possiamo iniziare allora? Iniziamo subito! Bene, vai in posizione! Questo è uno dei tanti materiali, perché è importante vedere, no? Perché questo non è la ragazza appesa, questa è la banalità del male, nel senso che una trasmissione che va in onda alle 6, io credo che se anche qualcuno di voi è madre o nonna, non c'è niente di terribile, però noi insegniamo nella scuola proprio questo, no? A guardare la TV con occhi consapevoli. Secondo noi è inutile dire ai ragazzi di non guardare la TV perché sortisce l'effetto contrario, ma vi assicuro, loro sono in un'età che ogni cosa che gli facciamo vedere la prendono veloci, e un conto guardare la TV così, un conto guardarla, ed è, noi invitiamo sempre gli adulti a seguirci nelle scuole, bastano a volte pochissimo e dicono ah, e si incazzano da morire le ragazze quando vedono per la prima volta, ma guarda. Voi capite che non è terribile, ma fa una differenza enorme, siete d'accordo? Presentare una persona, io adesso sono qui, voi mi guardate la faccia, no? E io sono qua e vi parlo, d'accordo? Quindi se io presento lui, figura intera zoom sul volto, voi lo conoscete. Se presento lei, figura intera piede, gamba, 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 poi spesso è seno, di là insegniamoci una regia che dice... Fredo, dammi la 2, 2, stacco, c'è la telecamera là, fate finta dove sia questo, seni dall'alto, volto. Poi qual è l'altra differenza? Che al ragazzo viene data la parola, dice delle cose semplici, ma volto e si esprime, quindi si presenta, no? Quindi mi piace cucire, niente di che, ma si presenta la ragazza e allora tu sei di Santa Maria Capua Vetere. Tutto questo è preparato. Perché la ragazza ha domande chiuse, il ragazzo ha domande aperte. Cosa ti piace fare? E lui dice, il sarto, sei di Santa Maria Capua Vetere? Cosa puoi dire? Sì. A volte nelle scuole mi dicono, però io se fossi là mi incazzerei. No ragazze, non è la vita la televisione. Quando sei là non fai niente, perché è tutto molto strutturato, no? Quindi bisogna modificare gli autori televisivi, spiegare che... Insomma, c'è tanto da fare, però da qui parte molto dell'oggettivizzazione, siete d'accordo? In assenza di altri modelli, che cosa percepisci qua? Lei viene mostrata, no? Come una cosa. Diverso sarebbe, non c'è nulla di male in un corpo bello, anzi, averne, no? Ma non sarebbe quello il modo, farei figura intera e dici, mazza che bella, siete d'accordo? Questo modo di oggettivizzare. Per cui io mi chiedo, se noi cresciamo con questo background, e calcolate che nelle famiglie spesso la TV viene lasciata accesa tutto il giorno, e quindi anche se non la stai guardando, queste immagini passano, siamo sicure che stiamo garantendo il terzo articolo della Costituzione? Siamo sicure che tutto questo aiuti a esprimere il meglio il mio potenziale, o mi aiuta a atteggiarmi nella vita un po' a cosa graziosa, a meno che io non abbia una scuola fortissima dietro, una famiglia fortissima, ma allora è pur vero che in questo momento la forbice in Italia si è aperta moltissimo tra chi può e chi non può, molto più di quanto ero piccola io, molto di più, perché chi ha la famiglia che dice, io tante
in tanti dibattiti ci sono famiglie che mi dicono: ah, ma guardi Zanardo, io e mia figlia gli impedisco di guardare. Capito? La signora sta a casa, segue la figlia, ha tempo di farlo, e la cultura. E se non ce l'hai, quindi chi paga? È colpevole la ragazzina che non ha i genitori, che? Ed è vero che i cittadini di un paese democratico non sono l'effetto del caso, ma sono il risultato di un processo educativo? E perché la televisione deve essere nemica, specialmente il servizio pubblico? Perché ci dobbiamo difendere dalla televisione? Perché bisogna dire: ah, ma io la tengo spenta? Perché? La televisione è un diritto in un paese democratico, la voglio tenere accesa e voglio qualità elevata, che non è noiosa. Attenzione, perché poi non mi venite a dire: dice, ma io guardo la Gabbanelli, due gatti in tutta Italia, nel senso, io l'adoro, ma non è quella la risposta. Stiamo parlando, quello di cui c'è bisogno sono programmi popolari, intrattenitivi, che arrivino alle persone che hanno la cultura, i cui dati abbiamo visto prima, e che non offendano nessuno. È chiaro? Perché dire c'è la Gabbanelli vuol dire il solito 3% che ce la raccontiamo, vuol dire fare trasmissioni pop che siano educative, si può fare. C'era prima una signora. Allora, questo, come voi sapete, è una bella domanda. Allora, noi con le forze che abbiamo stiamo agendo in due modi, no? Da una parte l'idea è, mentre aspettiamo di riprenderci il servizio pubblico, non lasciare che altre generazioni vengano lasciate a questa tipo di rappresentazione. E quindi siamo il dato che vi voglio condividere con voi, interessante anche se preoccupante, è che quando è uscito Il corpo delle donne, ci hanno scritto migliaia di persone, ma la categoria più ricorrente erano gli insegnanti. E da un certo punto di vista è strano che degli insegnanti chiedano aiuto non al ministero, ma a un blog, no? E, però lì è emerso un bisogno molto forte. Gli insegnanti ci chiedevano: avete degli strumenti di educazione ai media? Educazione ai media in molti paesi europei è obbligatoria. E io invito sempre a fare questa riflessione. Quando noi siamo piccoli ci insegnano appunto a leggere e a scrivere, no? Però è così banale alla fine quello che vi sto dicendo. È chiaro ormai a tutti che qualsiasi ragazzino o ragazzina passa molto più tempo davanti alle immagini che alla parola scritta. Vi è chiaro, no? Tra tablet, iPhone, chi fa l'insegnante lo sa, ormai è una tragedia. Hanno anche l'iPhone a scuola, lo guardano in continuazione, sembra un prolungamento della mano. Non è bello, ma è così. Poi hanno la televisione. Mediamente un ragazzino passa ore davanti alle immagini. Allora, è anche banale dire, così come c'è un'alfabetizzazione alla parola scritta, c'è un'alfabetizzazione alle immagini. Questa cosa che abbiamo fatto vedere oggi è un inizio di educazione ai media. Vuol dire leggere le immagini, no? Accorgersi di come viene usata la telecamera, accorgersi che la vita è una cosa, la televisione un'altra, far riflettere. Quando per esempio si diceva, non so, la ministra che va in minigonna in televisione, e si fanno grandissimi dibattiti, e una dice: beh, perché una ministra non ha il diritto ad andare in minigonna? Secondo me sì, una ministra può fare quello che vuole, però c'è un uso consapevole dei media. Se io avessi adesso la minigonna, no? E una minigonna così, mi siedo qua, a cavallo le gambe, mi si vedono le mutande. Ragazzi, bisogna fare esempi in continuazione. Voi siete perplessi, c'è la Zanardo come è venuta, però ci sono io nella mia interezza. Voi dice la Zanardo in mutande, poi però io parlo, mi avvicino, sono qua intera con la mia faccia. Ma se io vado in televisione, esattamente con la stessa minigonna che ho messo a Trieste, mi siedo e accavallo le gambe, che cosa interviene in televisione che non c'è nella vita reale? La telecamera. È la telecamera che oggettivizza, d'accordo? E quindi non si può far finta di non sapere che quando la ministra va in televisione e ha tutti i diritti di mettersi a minigonna, perché ognuno fa giustamente quello che vuole, fa così,
se io faccio così qua, poi mi guardate un attimo la coscia, ma poi io riprendo, no? E mi avvicino, sono io. Ma se la telecamera, mentre io magari dico una cosa interessantissima sulla scuola, sta fissa sul mio sedere, siete d'accordo che voi guarderete il pubblico il sedere. Bello o brutto che sia, di solito poi ce l'hanno pure bello, ma è quello. Quindi l'uso dei media deve essere fatto con intelligenza, poi non si può far finta di stupirsi, no? Perché è chiaro poi che la telecamera ci rende oggetto anche persone di grande intelligenza, siete d'accordo? Che uno può dire una grandissima cosa, ma se è una telecamera qua in mezzo, ce ne vuole, no? Quindi sapere come si usano i media oggi è indispensabile, e i ragazzi ne hanno un gran bisogno, perché a quel punto possono continuare a vedere la TV, magari un po' meno, ma con occhi consapevoli, e farsi meno manipolare, no? Quindi da una parte noi abbiamo pensato questo, dall'altra riprendersi la RAI, il discorso è lungo, è un discorso politico, io però mi chiedo e non ho la risposta come mai il primo punto di un partito non è quello di riprendersi il servizio pubblico, almeno una rete, seriamente, perché è chiaro che il cambiamento può partire solo da lì. Non c'è dubbio che parte solamente dal riprendersi almeno un canale e riaprire il contatto con gli elettori e le elettrici, no? A meno che non si abbia intenzione di tenere il paese in questa condizione, e che comunque è gravissima, perché avere il più alto tasso di abbandono scolastico e di analfabetismo funzionale è un paese. E tutto questo è molto collegato con la situazione delle donne, no? Un paese arretrato, nessuno fa i discorsi che si sentono in Italia, cioè che annoi il discorso femminile, mi spiace dirlo, ma ormai è solo qui. Nessuna persona, giornalista inglese o francese, fa mai la faccia annoiata come vedo fare a dei giornalisti uomini in Italia, perché lo ritengono un argomento di grandissima autorevolezza. Questi, tutto questo è collegato alla arretratezza del paese, che noi ci si debba, cioè ormai mi capita spesso a volte dei dibattiti dei giornalisti e l'aria scanzonata e ti dicono lei è femminista, come dice, lei è scema, è pazzesco, no? Non succede in nessun'altra parte del mondo, se fossi in Norvegia succede una cosa così, parte una denuncia, e ormai abbiamo trovato tutti i trucchi perché se non salti questo gradino, il rischio è che non riesci neanche a farti sentire, magari ci sono dei ragazzi, e se uno inizia dicendo che lei è femminista, e se tu parti così ti perdi il pubblico, quindi devi recuperare, è un tratto di arretratezza profonda, io credo, no? Sì, hanno anche preso il concorso di Miss Italia che avevamo svenduto, ecco, che speravamo di essercene liberati, no? Però no, adesso mi sembra che non abbia, cioè mi sembra che siano un po' aperti a tutto, no? Fanno Miss Italia, però ci sono anche dei programmi buoni, il loro telegiornale è assolutamente, mi pare, più decoroso. Io parlo sempre di cinque reti, perché non ci metto dentro Rai 3, parlo di Rai 1, Rai 2, le tre reti Mediaset, perché sono le reti generaliste che la gente guarda. Se voi andate a vedere le percentuali della 7, ecco, parlo delle reti generaliste che sono quelle attraverso le quali fare cultura, ma non cultura nel senso, ti dico chi è Kant, cultura nel senso più ampio, e quelle che arrivano a tutti, no? Quelle che arrivano a tutti e a tutte. C'è un dato, per esempio, parlando di donne, che io trovo sempre stupefacente. Le donne in Italia sopra i 60 anni,
sono 9 milioni, il 15% della popolazione. E pensate che i giovani tra i 18 e i 30 anni, maschi e femmine, sono 9 milioni. E perché lo dico? Perché queste 9 milioni di donne votano. Però a queste 9 milioni di donne, che definire anziane mi sembrerebbe riduttivo, perché a 60 anni sono fantastiche, piene di vita, e sono attualmente il welfare, e votano. E a queste 15% di persone non si rivolge mai nessuno, e queste persone sono altoconsumanti di TV generalista. Quindi, per esempio, lì ci sarebbe un target importante da recuperare. Però non parla mai nessuno con queste donne, eppure hanno un ruolo fondamentale, no? So chi di voi qui fa politica, però per esempio sarebbe una buona indicazione rivolgersi a queste donne. Sono tante e nessuno dice mai loro grazie, e come dice Derita nell'ultimo rapporto Censis, sono in parte, rappresentano il welfare, no? Danno una parte della pensione al nipote, magari un letto in più lo danno alla nipote che non ha il lavoro, curano i nipotini, curano i grandi invalidi. Generalista. Il problema è che di canali ormai ne vediamo tantissimi, ne abbiamo tantissime a disposizione. Allora, al di là della forza simbolica di dire bene, ci prendiamo Rai 1, Rai 2, il mio timore è che chi è abituato e intossicato da questo sistema non fa altro che passare a un'altra TV che propone le stesse cose. Quindi forse la strada non sarebbe quella di, non so quanto possibile sia, al di là di lavorare appunto, quindi di sui ragazzi, quindi puntare sulla scuola in qualche modo con forza, ma quella di chiedere dei protocolli che coinvolgano tutte le reti, indipendentemente dal fatto che siano un servizio pubblico o meno, in modo tale da dire certe cose non le fai passare. Cesare, non so se vuoi dire... Ma parto dall'inizio, dai protocolli, regole in genere. Questo è stato scritto anche nel libro di Lorella, Il corpo delle donne, in cui ho collaborato. E quando siamo andati a vedere, a scandagliare le leggi, le regole, io già ne avevo sentore perché lavoro da 20 anni in televisione, siamo assolutamente coperti. Cioè noi abbiamo scritto una cosa in quel libro che non è un paradosso, in base alle leggi, alle regole e ai codici di autoregolamentazione, niente di quello che va in onda potrebbe andare in onda, praticamente nulla. Quindi problema, un vecchio problema italiano questo. E non ci credo più molto, faccio l'esempio, per non dilungarmi troppo, del codice di autoregolamentazione TV e minori, che forse la maggior parte di voi conosce, almeno per sentito dire. È un codice che recita chiaramente che tra le 7 del mattino e le 22 non può essere trasmessa nessuna immagine stereotipata, volgare o violenta. Non credo che ci sia da aggiungere altro. È un codice che è stato voluto, sottoscritto e promosso fortemente nel 2002 da Mediaset e Rai. Viene un po' da pensare che l'abbiano fatto perché cioè, la faccio, poi lo metto nel cassetto e c'è un comitato di controllo, ci sono sanzioni che di solito si esauriscono nel obbligare la rete che l'ha fatto a dire ho infranto il codice. E non c'è grande volontà. Quindi la sensibilizzazione dei cittadini, le proteste, le mail, queste cose sono molto importanti. Ma sulla prima sua domanda, osservazione, cioè riprendersi la TV pubblica, come facciamo il pubblico va da un'altra parte. Allora, il problema di come gestiamo il rapporto tra televisione privata e televisione pubblica ce l'hanno avuto tutti i grandi paesi europei, non è che arriviamo noi, anche se là le condizioni erano un po' meglio delle nostre. La Gran Bretagna, la Francia, la Germania, la Spagna, e credo anche altri, ma insomma sono i grandi paesi europei, alla fine in modi diversi, con tempi diversi, l'hanno tutti risolto nello stesso modo. Ovvero hanno preso una rete, qualcuno forse due, ma fondamentalmente una rete nazionale, la più importante,
l'hanno tolta dal mercato pubblicitario, le hanno destinato tutto il canone, l'hanno obbligata a fare una televisione di qualità. E non c'entra, lo dico da persona che fa televisione da 20 anni, non è una... come si fa? Si sa benissimo quella è la TV di qualità e non è una TV noiosa. Lo dimostra la storia della Rai, lo dimostra la BBC tutt'oggi, dove, vi ripetono, è un problema falso che avete creato. La TV popolare è interessante, bisogna volerla fare. Ecco, questa soluzione è un importante perno politico, direi, perché quello che poi è successo non è che la gente è trasmigrata, in realtà... le TV private un po' si sono lanciate cercando di mangiare pubblico alla TV pubblica, almeno al primo canale. Il risultato è stato che sul lungo termine perdevano pubblico se abbassavano troppo la qualità, ovvero un forte, autorevole canale pubblico che facesse televisione interessante, però appunto non certo la lettura di Kant, ma funzionava e teneva alta la qualità. Quindi forse potrebbe essere una soluzione anche per noi, però insomma ci sono dei problemi forti. Grazie. Io sono molto d'accordo sull'impostazione che ha avuto nella sua presentazione, cioè non basta dire io la televisione non ce l'ho, io non la guardo, i miei figli non la guardano, perché poi la maggior parte delle persone la guarda, quindi non possiamo essere indifferenti. E sono anche d'accordo, poi mi ricordo da bambina di aver visto il maestro Manzi, quindi sono un ricordo importante. E che la televisione è uno strumento, può essere uno strumento educativo pazzesco, perché così come è devastante quello che ci fanno vedere e ha un effetto devastante sugli adolescenti, ragazzi e ragazze, perché propone dei modelli come quelli che abbiamo visto, così invece può fare del bene, no? E volevo citare delle esperienze che sono abbastanza comuni nei paesi, diciamo, cosiddetti in via di sviluppo, quindi in Africa, in India. E si chiama metodo Sabido dal nome della persona che ha inventato un po' questo sistema, e si tratta di fare delle soap opera televisive, cioè Beautiful, Un posto al sole, per esempio, quindi cose belle, di qualità, che la gente guarda e che hanno dei messaggi educativi ben precisi, però presentati nel contesto di un programma fatto per piacere e per agganciare le persone, tutti lo guardano e vogliono vedere cosa succede. E alcune di queste serie televisive sono concentrate sulla questione della contraccezione o dell'uso del preservativo per la prevenzione dell'AIDS, e gli effetti di questi interventi sono stati valutati, quindi nei villaggi o nelle zone dove arriva la televisione, dove la maggior parte delle persone guarda queste trasmissioni, aumenta il numero delle persone che usano i contraccettivi o che fanno pianificazione familiare, quindi con dei risultati visibili che... trovo che sia una cosa straordinaria, perché quando riusciamo a impiantare degli interventi complessi nel mondo reale e vediamo che funzionano, insomma, è molto incoraggiante. E poi volevo aggiungere un'altra cosa, perché ci ha fatto vedere quello che purtroppo vediamo quando guardiamo la televisione, quindi queste immagini spaventose di donne, poi c'è l'altro versante, no? C'è la mamma che spazza, che pulisce, eccetera, eccetera. Però devo dire che, dato che io guardo soprattutto Rai 3 quando guardo, mi offende profondamente l'assenza delle donne nelle trasmissioni cosiddette di qualità, no? Cioè il fatto che a che tempo che fa non si riesca a vedere una donna, perché Fazio inviterà 8 volte Christian De Sica piuttosto che invitare una donna intelligente, cioè una cosa che personalmente mi rivolta allo stomaco, quindi è esattamente quello che fa Pandan, no? Quindi o la donna in mutande o la sua assenza, e non so cos'è peggio, francamente. Questo punto è molto importante ed è collegato, anzi grazie, a quello che dicevamo prima. Bisogna essere scomodi, purtroppo, quando si fanno questi dibattiti, e alla fine si rischia di non piacere a molti, fa niente, è così però. Fazio, ma non perché ce l'abbiamo con lui, se noi abbiamo contato, anzi invito a farlo, dateci una mano, quante donne invita, che tempo che fa, e poi ci ritroviamo qui tra un anno se mi rinvitate e fate. Ecco, allora, perché è importante questo dato che ci dice la professoressa? Perché dall'altra parte non c'è comunque, dice guarda le altre reti, una schifezza, e di qua invece, perché è vero quello che dice il Censis.
la questione femminile non è ritenuta sufficientemente autorevole, tanto da. D'accordo? Quindi io sono Rai 3, non ti metto la ripresa ginecologica, ma ti metto la Filippa, che è una valletta di gran lusso, ma è una valletta. Io mi chiedo perché ogni tanto non si arrabbia, poveraccia. È bella, intelligente, ma è una velina di lusso, no? E diciamo anche una cosa per dare a Cesare quel che è di Cesare. È vero che Fazio ha fatto Sanremo e non ha voluto le vallette. Sapete che non è stata una decisione sua, perché per dire anche, e dopo questo mi porta a raccontarvi quello con cui volevo anche poi più tardi terminare, che c'è stata una protesta costante per anni da parte di giovanissime attiviste, ma tantissime, verso la direzione della RAI per non avere le vallette, e Fazio ha avuto il merito, e questo bisogna riconoscerlo, di avere ascoltato. Ma quando Fazio è stato lasciato libero, qualche anno fa, aveva le vallette come se fosse un presentatore qualsiasi, vi ricordate, no? Quindi questo è un punto importante, perché questo... Perché questo è un punto importante? Perché tempo fa, quando avevamo ancora l'ex premier, un intervistatore straniero mi disse, spazientito, però io sono qui a intervistarla da un'ora, lei non nomina mai Berlusconi, no? E lo dica che è colpa sua. E io invece sono restia, non lo nomino quasi mai, perché? Per quello che ha detto adesso la professoressa. Se questo fosse stata una questione sentita, noi non l'avremmo avuta questa televisione, perché Berlusconi è uno e noi siamo 60 milioni, meno uno, no? E allora la RAI non l'avrebbe fatto. Ci sono dei dati dolorosi. Io non vi porto a vedere negli anni 90, quando c'è stata la presidenza RAI del centrosinistra, se io vi portassi qui a vedere che cosa abbiamo prodotto, voi uscireste da qui perché dice Zanardo ha portato i porno. Il peggio è stato prodotto in quegli anni. Ma bisogna che ce lo diciamo per arrivare a cambiare, no? Sennò è tutta una reticenza. Quindi se dall'altra parte fosse stata una questione sentita, noi questa televisione non l'avremmo avuta, perché ci sarebbe stata una sommossa. La gente andava in piazza, faceva la presa della RAI anziché della Bastiglia, occupava la RAI, diceva, ma non è stata sentita. Quindi da una parte c'era un signore che possedeva le televisioni e che ha venduto corpi, e dall'altra c'è qualcuno che ridacchiava e diceva, vabbè. Ma la considerazione della donna è uguale, no? Non ti metto la telecamera ginecologica, ma non ti invito. Comunque non compari. Sto tenendo da diversi anni tutti gli inviti o le notizie che mi arrivano di convegni di alto livello. Non so, dalla Bocconi al Corriere della Sera, alla Dino Buzzati a Milano, insomma, li tengo tutti. Non c'è quasi mai una donna invitata nel 2013. Quando io ero ragazza, ogni tanto una la invitava. Io tutte le volte telefono, non ne salto una. Dice, sono Lorella Zanardo, volevo sapere. Ci sono, l'altro giorno, la Bocconi, 7 conferenze, ogni conferenza 6 economisti, 6 per 7, 42, non c'era una donna. Sala Buzzati del Corriere della Sera, Milano, 5 conferenze, 4 ospiti, così, non c'era una donna. Repubblica delle Idee a Venezia, 2 settimane fa c'era solo Barbara Spinelli in una quarantina di ospiti. Una. Facciamoci del male. Fatto Quotidiano, Marina di Pietrasanta, la festa, 2 mesi fa, c'era solo una signora, la figlia di Biagi, perché il panel era su Biagi. Biagi non ha avuto figli maschi, hanno invitato la figlia di Biagi a parlare di Biagi. Non c'era una donna. D'accordo? Eppure questi non sono tutti congressi organizzati da Berlusconi e dal PDL. Quindi il problema, o noi ci diciamo la verità, io credo non lo risolveremo, no? Perché via Berlusconi però il contesto è questo qui. Non è che la Repubblica delle Idee fa l'evento a Venezia e invita 20 uomini e 20 donne, ne invita una su 40. Quindi il problema è italiano. Prego. Sì, volevo chiedere. Il problema è italiano e non è, appunto, come lei ha mostrato, non riguarda solo le donne, ma riguarda tutta la società e coinvolge, cioè offende anche qualsiasi mente lucida, no? Che guarda il proprio paese andare o proporre questo tipo di cose. E vorrei sapere, le scuole si stanno muovendo per insegnare ai bambini, ai ragazzi come leggere le immagini, oppure no? Perché penso che
creando delle nuove generazioni in grado di distinguere, criticare e magari poi fare nuove cose, si potrebbe risolvere il problema. Ci sono degli interventi sporadici in giro per l'Italia, non c'è un programma ad oggi a livello centrale, ministeriale, sull'educazione all'immagine. Andando in giro per l'Italia ci sono a volte delle scuole dove ci sono, non so, dei presidi, degli insegnanti che portano avanti. Noi da 4 anni e mezzo facciamo 80% del tempo questo, abbiamo lanciato un progetto che si chiama Nuovi Occhi per i Media, ed è un corso di alfabetizzazione dove il nostro punto di forza è che abbiamo una rete di volontari e registriamo quasi tutto quello che va in onda. E questo cosa ci permette di fare? Che quando ci chiamano nelle scuole, quelle difficili, dove gli insegnanti ci dicono un disastro, abbiamo tutti ripetenti, situazione difficile, famiglie difficilissime, guardano solo la TV e internet e le peggio cose, no? Così partiamo con i loro programmi e riusciamo a tenerli, no? A fare lezione partendo da lì. Però chiaramente tutto questo andrebbe prima di tutto finanziato, perché non si capisce poi come si fanno a fare i progetti così. E diciamo che nelle regioni dove abbiamo avuto la possibilità, cioè dove è stato finanziato, abbiamo fatto una cosa che secondo me è il giro di boa, che abbiamo fatto la formazione dei formatori. Quindi, perché altrimenti chiaramente è ridicolo, no? Cioè andremo in tutte le scuole d'Italia, tra 500 anni siamo ancora qua. E quindi in Toscana abbiamo fatto un corso molto impegnativo di 64 ore dove abbiamo formato dei formatori toscani con due vantaggi: uno che va più veloce, adesso vanno loro, e l'altro che il sapere resta sul territorio. E vi dico che in 2 anni e mezzo, adesso non ricordo bene, ma non so se sono 15 o 20 mila i ragazzini e le ragazzine che hanno già fatto il corso solo in Toscana. Trentino è partito lo stesso progetto e in pochissimi mesi sono già, non so se 250 classi. Quindi dove si riesce a fare questo va veloce. E perché io stimolo a farlo con noi, senza di noi, a livello comunque centrale del Ministero? Perché dico sempre che la cosa migliore è venire a vedere cosa accade nelle scuole, perché raccontarlo. Nelle scuole noi andiamo nelle medie superiori, quindi 14-19, quella è un'età, noi ce lo siamo dimenticati, in cui si è molto veloci, no? E la reazione di fronte a queste immagini è impressionante. A volte ci scrivono gli insegnanti dopo un anno e ci dicono: da quel modulo lì, da quei moduli lì, i ragazzi cominciano un uso attivo. Per esempio, i ragazzi, voi credete che sono dei gran smanettoni, no? Voi li vedete, Noi, dalla nostra ricerca, risulta che spesso hanno un uso della rete più primitivo, per esempio, mio, no? Della mia generazione. Dice, ma com'è possibile? Smanettano un casino, ma hanno un uso passivo. Scaricano video, stanno su WhatsApp. Però tu gli dici, tu lo sai che il corpo delle donne l'abbiamo fatto in casa col programma del Mac? Lo puoi fare anche tu? No. Sì, lo puoi fare, a parte alcuni che sono dei geek pazzeschi, ma gli altri non hanno. Allora, per esempio, in Toscana stiamo facendo anche dei corsi dell'uso creativo della rete, no? Quindi passi a fare tu delle cose, no? E quindi, per esempio, loro sono molto intrigati quando gli fai vedere l'uso della telecamera, si intrigano da morire, cioè quando gli sveli il trucco, no? E da quel momento si appassionano, allora ci scrivono, è vero, sono stata a rivedere, anche c'era la telecamera lì, però... Cioè, bisogna dargli strumenti che sono i loro, no? Vi porto via 2 minuti, possiamo far vedere un pezzettino di Sarabanda? Perché mentre tu mi chiedevi questa cosa, mi è venuto in mente che non abbiamo parlato di una cosa, dei maschi, che sono stati la grande sorpresa di questo tour. Io mi rivolgevo sempre alle ragazze finché... I dibattiti c'erano anche i maschi, no? E alzavano la mano, cioè noi. E i maschi sono la grande sorpresa. Il 30-35% di chi ci segue sono giovanissimi, 30-35% sono maschi. E per questi ragazzi a noi è venuta voglia di lavorare, perché sono italiani e italiane che a noi piacciono tantissimo, perché si muovono, no? Allora, adesso vi facciamo vedere, per esempio, un pezzettino di Sarabanda, che era sempre prima del telegiornale, andava in onda tempo fa, perché qui c'è anche il perché, spiegato, i maschi, i giovani maschi,
ci seguono, no? Vediamo se emerge. Ah, lo vedete già come prima? A scuola noi lo vediamo senza indicazioni, ne discutiamo, poi lo vediamo con le indicazioni, qui lo vedete già con le indicazioni. Un brano di Renzo Arbore, cominciamo da Giovanni. Buonasera, tra poco al TG5, dalle notizie che arrivano via internet, una situazione gravissima in Iran. A quanto si sa si tratterebbe di un vero bagno di sangue, con la polizia che spara sulla folla dei manifestanti. Dario Franceschini rompe gli indugi, si candida alla segreteria del Partito Democratico. Silvio Berlusconi annuncia che nel decreto fiscale di venerdì ci sarà anche la detassazione degli utili che vengono reinvestiti. Ma vi parleremo naturalmente dell'esame di maturità. Eccoci, bentornati. Allora, grazie, ci hanno dato la linea al TG5 e poi noi ci ricorderemo sempre di la linea al TG5, porta sempre, ci racconta sempre notizie fresche. Anzi, ringraziamo Clemente Mimum. Adesso parliamo però del programma. Succede che durante la settimana io ho fatto dei tuffi così, come dire, spettacolari. Pensavo vergognosi, no. Oggi mi vorrei rilassare. Cioè? E quindi faccio un tuffo con la ciambella. Relax. Ok, ci state. Me lo concedi. Bene, prego, raggiungi la linea e poi subito prenderemo con il 7x30 in consiglio. Ti tengo la ciambella, dammi la ciambella. Sta facendo il Pilates, vedete? Grazie. Sull'uso della telecamera che tende a oggettivizzare, a sminuire le donne e gli uomini. Arrivo, E perché? Nulla è casuale, abbiamo detto prima, in televisione tutto è costruito, no? A ogni ripresa di solito di una coscia, di un sedere, di un seno, c'è la regia che dice stacco, inquadrami lui. Chiaramente anche le riprese nel pubblico sono preparate, come voi sapete, ai ragazzi piace Belen, dice mazza, però non è così, no? Tutte le riprese che voi vedete tendono a diminuire, a rendere un po' i maschi come dei primati, no? E tanto è vero, se ci pensate, cioè a tutti piace Belen, cioè ci mancherebbe, uno dice mazza, così. Sono riprese sempre che riportano i maschi e le femmine in televisione a livello di scimmie, che si... tutto il giorno. Allora, a scuola è interessantissimo come sono intelligenti i ragazzi, bellicano dalle risa, ti immaginate 400 ormoni come cavallette, partono questi qua, voi lo, chi è insegnante qui sapete cosa succede, no? Vi ricordo una delle più interessanti è stato l'Istituto per Geometra Tartaglia della provincia di Brescia, 700 maschi e vabbè, poi vi racconto davanti a uno spritz cosa è successo, però la cosa interessante è che pur con le ola tutto, loro dicono la verità, no? Allora alzano la mano senza vergogna davanti ai loro compagni, dice ma senta Zanardo, a me queste qua mi piacciono,
tipi normali, no? Dice, questo qua mi ricordo 17 anni, a me mi piacciono queste ragazze, io me le farei anche tutte. Dice, però a me mi dà fastidio essere rappresentato così. Io ci penso a quella cosa, ma non tutto il giorno. E non voglio essere rappresentato come uno che ci pensa tutto il giorno. Cioè, capite? Ho alcune domande. Primo, su questi ragazzi vale la pena di investire. Non conosco, adesso non vogliatene male, un mio coetaneo, pur con due lauree e 70 master, che avrebbe coraggio davanti a una platea di maschi di dire la stessa cosa. Perché c'è questa cosa, e beh, a me mi piacciono le donne, ma nessuno te lo nega, però questa è un'altra cosa, questa è oggettivizzazione. Nelle scuole i ragazzi lo dicono. Dicono, no, a me piace, ma non sono solo questo. Mentre questa televisione tende a oggettivizzare, e pensate a tutto quello che sta accadendo in questi giorni. Questo è quello che gli abbiamo dato, no? Quindi era strano aspettarsi altro. Buonasera. Io volevo solo dire una cosa. La prima domanda è che i passi che voi state facendo per le scuole, è tutte le scuole hanno questa opportunità di godere questi corsi formativi che state facendo voi? E penso, secondo me sarà un po' passivo, perché visto l'evoluzione del tempo e della tecnologia e del mondo in cui ci troviamo oggi, sarebbe un po' difficile. In più, parlando del recupero e del ritornare come prima sulla TV, secondo me, come vengo da un'altra parte del mondo, in cui ho una maniera di vedere le cose un po' diversa, come lei ha detto all'inizio, in cui io all'inizio avevo anche difficoltà quando vedevo queste cose, perché da noi è un'altra maniera in cui si vede la donna, perché secondo me la donna è la bellezza e il valore di ogni cosa. Bon, io sono dalla Guinea, Repubblica. Io quello che potrei dire su questo è che, secondo me, visto la situazione in cui ci troviamo oggi in questo mondo, non dire solo d'Italia, per la crisi universale, senza denaro, senza lavoro, per me la donna ha perso la sua dignità al posto del denaro. Perché se si chiedesse quanto prendono queste persone che sono nude davanti alla TV, alcuni ragazzi che non hanno questa possibilità saranno pronti anche loro a buttarsi per avere il denaro. Per cui secondo me è solo che la dignità non c'è più, perché tutti sono alla ricerca del denaro è permesso di averlo in ogni modo. Secondo me è solo questo, non c'è più la dignità perché non c'è più niente. Lo vedo così io, grazie. Che domanda impegnativa. Allora, tu prima mi hai detto se questi corsi che facciamo sono ovunque, mi hai chiesto questo? No, questi corsi attualmente che facciamo sono, come vi dicevo, in Toscana in maniera capillare, in Trentino in maniera capillare e poi in giro per l'Italia a macchie. Cioè, per esempio, in Sardegna moltissimo. Se voi mi chiedete perché, non lo so. Ci sono a volte delle persone, no, che vogliono fortemente una cosa. Torno a dire che secondo me dovrebbe essere contro il nostro interesse un corso a livello ministeriale. Purtroppo ci vogliono dei soldi, perché bisogna formare gli insegnanti, è impossibile pensare di andare da tutti i ragazzini. Noi incontriamo degli insegnanti, scusa, rubo solo un attimo prima di arrivare alla tua risposta, molti insegnanti sono eroi e eroine, no? Vi dico solo un piccolo esempio, ci è capitato, non andiamo nelle medie inferiori, ma non perché ci scrivono gli insegnanti dell'elementare dicendo «Zanardo, lei non ha capito niente», perché gli stereotipi iniziano prima delle medie superiori, ma iniziano dalla scuola primaria, io lo so, però noi abbiamo un linguaggio del materiale per cui ci sentiamo più adatti alle medie superiori, ci attrezzeremo per andare anche dai piccolini, però voi capite che ci vuole materiale e linguaggio adatto, io non vado così in terza elementare. Poi c'è un fatto, la televisione la guardano tutti, però può succedere che ci sia magari l'unico genitore di una scuola che dice «Io a mia figlia non gli avevo mai fatto vedere la TV», e voi capite che questo qua sembra un soft porno con la ripresa ginecologica. Quindi diciamo che per ora noi andiamo nelle medie superiori, però dovrebbe, quindi no, attualmente non c'è ovunque, c'è dove si può. Questo che tu dici della dignità è un discorso più ampio, è sicuramente che c'è, che il denaro ha portato a rendere queste trasmissioni appetibili, anche se però mi offri l'occasione per dire una cosa, il discorso che stiamo facendo noi è un po' più ristretto. Nelle scuole le ragazze ci dicono, però Zanardo, lei fa alcune, no? Tutto questo lavoro, ma in fondo queste ragazze non le ha obbligate nessuno, no? E scelgono loro. Ecco, noi non facciamo un discorso che stai proponendo tu, che è importante, sul senso alla fine della vita, no? Se tutto ha un prezzo. Noi facciamo un discorso sulle immagini.
Quindi non entriamo in questo nostro tour di divulgazione, di innalzamento del livello della consapevolezza a parlare di questi temi che sarebbero importanti, ma ci limitiamo a parlare del potere delle immagini. E cioè con questo cosa diciamo? Che diceva prima Cesare Cantù che alla BBC One non va in onda neanche una delle immagini che avete visto stasera, però in Inghilterra, come voi sappiamo, è pieno di donne che per 2, 3, 4, 5, 10 mila euro a notte sarebbero disposte a far di tutto, no? Magari anch'io. Il tema qui non è tanto le ragazze che lo fanno, è la televisione che le manda in onda. È come se alla BBC ci fosse un cartello che non c'è che dice noi queste trasmissioni non le facciamo, è una scelta. Quindi a me quando dicono ognuno, c'è stato anche un dibattito, no, con alcune frange femministe che si erano un po' distaccate, è un discorso di chi non conosce il potere dei media. Dice ma le ragazze ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, ci mancherebbe. Ma noi stiamo parlando sul potere dei media, tu puoi fare quel che vuoi, vai in strada, ti metti nuda, fai una protesta, un flash mob, ci mancherebbe. Ma qui io non sto parlando della libertà delle ragazze, sto parlando del potere della televisione. Cioè chi dice così dimostra di non capire di che cosa è. Qui si sta parlando del potere dei media, non della libertà del corpo delle donne. Io ho la mia libertà, magari adesso faccio un flash mob e mi metto nuda qua, la dice sindaca, non sarà contenta, e però io c'ho voglia. E poi mi prenderò le conseguenze. Ma non è questo, non si sta discutendo di questo, si sta discutendo del potere dei media. Qui non vediamo corpi liberati, e sono i corpi liberati, in queste immagini. Non c'è mai liberazione, no? Quindi sono d'accordo con quello che tu hai detto della dignità, non, diciamo che è un discorso più ampio. Noi adesso, sto proprio riflettendo sul potere della televisione e l'uso manipolativo dei corpi che fanno i media, non le donne. Non c'è potere, cioè le ragazze possono fare quel che vogliono, ma perché qui fanno quello che vogliono? Perché stare da 25 anni così, di lato a due vecchi, è libertà? No, ma cioè, parliamoci. E qui secondo me qualcuno ha confuso, no, lì non è libertà, insomma è un'altra la libertà. E nelle scuole portiamo tanti esempi, perché le ragazze, le piccoline nelle scuole, emerge un dato interessante, hanno voglia di corpo, c'è una voglia mostruosa di esprimersi. Ecco perché io dico è urgente togliere questa fuffa, aprire le gabbie, diciamo noi, perché loro hanno voglia di corpi, ma questo non è libertà, no? E allora portiamo esempi che ne hanno fame, non so, c'è questa tournée che sta girando con Silvia Gallerano, forse qualcuno ne ha sentito parlare, questo spettacolo monologo molto forte che si chiama La Merda, un titolo un po' forte, e lei è in scena completamente nuda, però mantiene la sua dignità. Cioè è completamente nuda, è il grido di dolore di una ragazza oggi in quest'Italia che non offre possibilità al lavoro, lei è completamente nuda ed è fortissimo. E io spiego a scuola che se Silvia fosse vestita, non avrebbe la stessa potenza, no? E gli dico ai ragazzini, Michelangelo non metteva le mutande alle statue, ci sarà stato un motivo, no? Perché il corpo nudo è potente, però loro non le sanno queste cose se noi non gliele diciamo, capite? Confondono, hanno fame di questi discorsi, quando noi portiamo attrici, modelli, succede cose meravigliose, non le sanno, non datele per scontate. Alla fine loro... quando ci sono le due ragazze nel documentario, no? Fate un'analisi, ci sono quelle due ragazze una di fronte all'altra e sono due fidanzate, una è la fidanzata di un tronista, l'altra è l'amante forse del tronista. E la fidanzata dice all'amante forse di Sassà, dice tu sei uscita con tanti uomini, finché lo fa un uomo come il mio fidanzato e di uscire con tante donne è sempre bene, quando lo fa una donna si chiama in un altro modo. Questo io non lo sentivo più dal 60. Sono morta, però quando ero piccola era più facile, perché uno stereotipo così l'avrebbe detto una magari con la gonna fino ai piedi, i baffi, il foulard nero, dici tu sei una donnaccia, io sto a casa, il mio fidanzato, ed era più chiaro. Adesso chi lo dice ti confonde, perché ha la minigonna, il tacco a spillo, e gli chiedo alle ragazze, come sono quelle due ragazze? Emancipate, perché hanno il tacco a spillo e poi la minigonna. Ok. Togliamo il video e ascoltiamo solo il verbale. Cadono svenute.
perché il video è più forte del verbale, però la televisione è portatrice di stereotipi vecchissimi, cioè ti mette la minigonna, ma poi fa dire delle cose... Continua così. E adesso ti faccio vedere che se tu hai scritto, hai ragione tu, e il mondo cambierà, e ti faccio vedere che sta cambiando. Praticamente però no, a livello centrale non viene fatto niente per nessuno, no? Non solo per la tua generazione, non viene fatto perché, diciamo, quello che dicevamo prima, la scuola viene depotenziata, la scuola può fare tantissimo, ci sono insegnanti veramente eroi che noi incontriamo. Vi dico solo una cosa piccolissima, ci sono delle cose commoventi, c'era un professore di terza media che ci ha scritto, credo, 30 mail, e noi dicevamo: non è che non vogliamo venire, professore, da lei, è che noi le medie non ci andiamo, abbia pazienza. Alla 30ª mail siamo andati, no? Anche se era una sola classe, di solito ci muoviamo per una scuola, se no ci vorrebbero 3 vite, no? In un paese, in Trentino, in alto. Però dopo 30 mail saremmo andati in Nuova Zelanda, perché una costanza. Arriviamo e lui ci riceve nella sua classe un professore di educazione tecnica maschio. Chissà questo professore. Insomma, iniziamo, e questa classe di 25 piccolini, di 13 anni, ogni cosa che io dicevo, la so, mizzica. Poi un altro diceva: questo video, lo so, e questo, lo so. Ma chi sono questi? E allora il professore va un attimo in bagno e dico: ragazzi, ma voi com'è che sapete tutto? E dice: venga a vedere, Zanardo. E mi sono messa veramente a piangere. Questo professore, da quando è uscito Il corpo delle donne, ha fotocopiato per 30 copie tutti i giorni, tutti i post, tutto quello che abbiamo scritto, tutti i video, maschio, un signore. E poi faceva lezione lui. Cioè, ci ha chiamato, ma era inutile. Cioè, si sapevano tutto, no? Quindi ci sono delle cose, delle persone, questa è un paese
meraviglioso, c'è della gente in gambissima sul serio, però non fanno, a livello centrale si fa poco sia per la tua fascia d'età ma anche per le ragazze. Quindi che cosa si può fare? Si può fare gli attivisti, protestare, perché se ci fosse un canale che ci informa sarebbe già interessante, no? O no? Sapere che all'estero ci sono delle cose interessanti, fare anche da noi, se la scuola, quindi. E poi per quello che riguarda le ragazze io non ho la soluzione, però io credo che il compito della nostra generazione sia aprire le gabbie, poi io mi fermo, perché non lo so, lo sanno loro. Cioè io credo che il compito che mi sono data è: questa televisione è una gabbia, perché ti fa credere che l'indipendenza sia mettersi una minigonna e stare da 30 anni così senza parlare. Io ti apro le gabbie, poi però quello che è libertà per loro io non lo dico, perché sono vecchia. Cioè lo diranno loro e loro mi insegnano cos'è, no? Perché tutto il discorso anche che può essere dignità per me è diverso per loro. Io credo che il compito nostro sia aprire le gabbie e dire chiaramente: questa è fuffa, si chiama mercato, 4 miliardi all'anno, l'abbiamo capito, ci volevano fregare. E poi loro lasciamoci stupire, no? Perché c'è in atto una cosa potente nei corpi di queste ragazze, quindi io non le giudico, però faccio il mio dovere di aprire le gabbie e dire, perché a 12 anni è facile confondersi, siete d'accordo? Però se gli apriamo le gabbie poi magari chissà che rivoluzione faranno. Volevo, prima di far notte, perché poi so che stiamo sforando, dobbiamo, ecco, solamente rispondere a dicendo che fai bene, perché finisco 5 minuti con una cosa molto positiva. Allora, prima cosa positiva: il corpo delle donne, se lo facessimo oggi, non sarebbe più così atroce, sarebbe misero, miserabile, meschino, però così fetente, così violento, non riusciremmo a farlo. La protesta è arrivata, gli autori spesso sono delle personcine misere, quindi non si può sperare che, però è arrivata. Però, un attimo, ecco, voi mi direte, però c'è la pubblicità. Perché è così importante la pubblicità? Perché ai ragazzini e ai bambini la pubblicità piace tantissimo ed è anche quello un modo che hanno per prendere i modelli. Allora, voi lo sapete che il peggio viene dato dalle affissioni, no? Quindi, perché, fermati un attimo qua, questo qui è stato una cosa atroce. Perché? Perché se... la pubblicità che va in Rai o Mediaset viene fatta da grandi agenzie di pubblicità che magari sono banali, però nei paesi in giro per l'Italia magari c'è un piccolino, dice ma facciamo una cosa, e si vede il peggio. Se volete vedere la carrellata, voi sapete che il sito dell'UDI, udinazionale.org, le ha, quindi andate a trovare immagini amiche, immagini nemiche, ce ne sono di esilaranti, se non fosse che poi invece fanno male, perché montami a costo zero. È terribile. Se poi quando mi chiedono i giornalisti, ma questo ha a che fare con la violenza? Beh, rispondetevi voi. Secondo voi non ha a che fare con la violenza? Ma non so neanche perché ce lo chiedono. Non è un incitamento alla violenza. Che cos'è quella roba lì? Ma non lo so. È un oggetto, d'accordo, pronto per essere preso, e tra l'altro è tipico un'immagine pornografica, siete d'accordo? In tutta la città, davanti anche alle scuole. Quindi è anche un paese impazzito, no? Che si fa delle domande idiote, che non ha più autorevolezza. Chi ha detto no? Un'epoca di pigmei e non di grandi statisti, sicuramente. Che domanda è? Non bisognerebbe averle queste domande. Immagini, che paura c'è anche questo? Sarà censura? Non lo so, teniamocela. Allora, questa ve la ricordate, no? Recentemente questa se ne è parlata molto, perché in pieno femminicidio questa piccola azienda di Napoli ha lanciato questo panno Clendy che elimina tutte le tracce. Ma voglio rispondere a lei. Qualche anno fa cosa succedeva? Mettevano le peggio cose, la gente diceva che roba, però ci si fermava lì, e chi aveva piccoli budget pubblicitari riusciva a far parlare di sé, d'accordo? Quindi riusciva a farsi mettere su tutti i giornali per creare scandalo. Adesso, dopo 4-5 anni che molte attiviste, non mica solo noi, lavoriamo per innalzare il livello di consapevolezza, non funziona più. Quindi, caso Bricomat a Torino. Forse qualcuno lo conosce?
Allora, qualche mese fa, Torino, quindi Torino, Nord, quindi noi insegniamo ai ragazzi a farsi domande. Il Sud succede di tutto, a Nord siamo meglio. No, Torino si sveglia e davanti manifesti immensi, davanti alle scuole, eccetera, quindi pensatelo immenso, ci sono queste immagini che sono terribilmente un'incitazione alla violenza, siete d'accordo? Più oggettivizzazione di mettere noi nel nostro momento più intimo. Allora, che cos'è? Aspetta un attimo, scusa. È un signore che ha un piccolo centro di bricolage alle porte di Torino che vuole comunicare che da quel giorno non vende più solo i chiodi, ma anche i sanitari. E quindi, con una fine metafora, scrive «Liberati dal peso delle scelte». Ecco, adesso voi pensate di essere una ragazza anoressica, guardate l'immagine alto a destra, cioè io credo, vabbè, c'è, poi la vice sindaca su questo probabilmente è anzi certamente più ferrata di me, comunque c'è stato per molto tempo un vuoto legislativo, no, in Italia, per cui nei comuni ci si sveglia con questo orrore, i comuni sono invasi dalle proteste, giustamente, dei genitori, però non si sa come fare, no? Perché non c'è stato finora, adesso c'è un bel dibattito e anche, no, credo, delle positive novità, per fermarle, cioè il comune non può per una serie di cose lunghissime. E quindi io parlo con l'assessore alle pari opportunità e lei preoccupa e dice cosa facciamo? Cosa facciamo? Parte, tante ragazze come te, iniziano a protestare online. Cosa vuol dire? Anziché la protesta, che brutto io e te, protesti attraverso internet che è un potente agente di democratico. Vai, trovi l'indirizzo dell'azienda e anziché dire alla tua amica che roba, che non serve a niente, scrivi. Due regole, firmato ed educato, se no si passa dalla parte del torto. Gentile signor Bricomat, la sua pubblicità mi offende, la chiedo di rimuoverla. Firmato Lorella Zanardo, poi vai sulla sua pagina Facebook e poi denuncia lo IAP, acronimo di Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. Poi lì è una rielaborazione grafica di chissà chi. Quindi se è denunciata questa pubblicità allo IAP, lo IAP ha ingiunto al signore di ritirarlo. Tempo 2 settimane la pubblicità non c'era più. Non so se abbiamo quella dopo o no. Ecco, io voglio terminare quindi dicendoti che la tua protesta serve moltissimo, perché se protesto solo io non serve, io e te non serve, noi quattro non serve, se protestiamo in 100, 1000, 10.000 funziona sempre. Non vi so dire la percentuale esatta, ma stimo più del 50% delle pubblicità offensive degli ultimi anni sono state ritirate per merito di le attiviste anonime, che sono le ragazze per cui noi ci sbattiamo così tanto. Sono tante, non sappiamo, possiamo dire neanche grazie, perché non fanno parte di un movimento, non hanno un nome, generosamente dedicano mezz'ora, un'ora, tutti i giorni a protestare, sempre, comunque, con la direzione di Sanremo, con Fazio, con le pubblicità, rendono il nostro paese migliore, è un vero cambiamento. Voi adesso mi chiedete, che bella notizia, perché non la sapevamo? Perché i giornali, anziché scrivere del colore delle mutande delle escort, scrivessero di queste ragazze? Non è una notizia? Ditemelo voi, è una notizia o no? È una bellissima notizia, perché è contagiosa, perché se tu la sai ti viene voglia, perché sai che tu, non lo sai, hai contribuito. L'azienda non te lo dice, ma sta cambiando fortemente. E sapete che cosa? Mentre prima le aziende facevano con poco budget la pubblicità, quella offensiva, perché poi comunque creava richiamo, no? Non lo stanno più facendo, lo fanno meno, perché il consumatore si è lavorato su un innalzamento del livello di consapevolezza. E le veline di Sanremo non ci sono più, e Miss Italia non c'è più, e Mammucari che dice le tette le lasciate a casa non c'è più, e Montami a costo zero non c'è più. Protestare comunque sempre. Grazie.